Buonasera a tutti i cittadini, buonasera signori consiglieri, do la parola al segretario cittadino per l'appello, prego. Buonasera a tutti, Chittò presente, Di Cristo presente, Di Pietro presente, Franciosi assente, Leo assente, Pagani presente, Pastorino presente, Perego presente, Piano presente, Aiosa presente, Attanasio. Presente, Bonomelli, presente, Cozza, presente, Di Stefano, presente, Ercoli, presente, Fiorino, Presente. presente, Ghezzi, presente, Lanzoni, assente, Molteni, presente, Pasquinelli, presente, Pogliaghi, presente, Ricupero, presente, Rosa Vittoria, presente. Valsecchi presente, Vincelli presente, assessori presenti, D'Amico presente, La Miranda presente, Magro presente, Pini presente, Pizzocchera presente, Torresani presente. Consiglieri presenti. Ventidue consiglieri presenti, tre assenti, la seduta è valida. Ci alziamo tutti in piedi, anche il pubblico, per ascoltare l'inno nazionale. Nominiamo i tre scrutatori, se vi va bene, Ercoli e Recupero. Pastorino, va bene? Grazie. Presidente Pastorino, se vuole leggere l'articolo 36. Articolo 36 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Disciplina del pubblico. 1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta devono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. È fatto obbligo di tenere spento il telefono cellulare ed è vietato filmare. 2. Il Presidente nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine. 3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma o quando non si possa accertare l'autore del disordine,
Il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'Aula o quella parte di Aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato. 4. Nell'Aula o nella parte di Aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Grazie. Bene, possiamo iniziare con la prima interrogazione. Do la parola al consigliere Vincenzo Di Cristo. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Se mi ricordo gentilmente quale entra l'elenco, l'ordine per il numero di protocollo 76695. Grazie, perché adesso sono un po'. Grazie mille. Allora, questa interrogazione risale al 25 settembre 2017. Abbiamo atteso un po' per la risposta. E si riferisce a uno sfratto esecutivo avvenuto intorno al 25 settembre, segnalato all'epoca dall'Unione Inquilini. Poi ne sono seguiti altri, ma nella fattispecie questo nucleo familiare era composto da un pensionato 72enne, ammalato, una donna di 70 anni, invalida, e un figlio disoccupato e invalido anch'esso. Aveva fatto scalpore praticamente il caso perché era uno dei primi che si verificava, avendo un eco sui quotidiani, e l'Unione Inquilini si era attivata per segnalarci attivamente questa cosa e chiedere nel merito che soluzione si poteva trovare per casi, nella fattispecie questo, ma casi analoghi che si sarebbero verificati sul territorio. E soprattutto negli articoli dell'epoca si lamentava che la famiglia era stata più volte all'ufficio casa, quindi io riporto quello che era stato detto ai giornali, ma l'unica risposta sembrava che sia stata data dagli uffici, sia stata quella non ci sono soluzioni in merito. Per cui relata refero, fatto, seppur ovviamente interessato al caso sociale, ho riportato tramite interrogazione la segnalazione all'attenzione di questa giunta, per cui ho ricevuto risposta, ma garantirei sentirla dall'amministrazione. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Do la parola all'assessore D'Amico. Grazie Presidente. Quanto tempo ho? Tempo che le necessita per dare la risposta, ci mancherebbe. Allora, consigliere Di Cristo, io la ringrazio per questa interrogazione, perché lei l'ha avuto notizia, non so, da questa Unione Inquilini o dalle notizie di giornale, ma si è interessato a una questione che ritengo di importanza, non solo perché è una delle mie deleghe, quindi è di importanza per me, ma è di importanza per tutta la città, perché la situazione di chi è sfrattato è una situazione, chi ha problemi abitativi è una situazione di grande disagio e che deve essere in qualche modo gestita. Devo dire che da quando ho avuto questa delega, col passare del tempo mi sono accorto che mano a mano che mettevamo il naso nelle carte ci rendevamo conto che la situazione era gestita in un modo molto molto dal nostro punto di vista disastroso, soprattutto per le casse del nostro comune e non solo però. Quindi abbiamo cercato, dopo una prima fase di verifica della situazione, visto che noi mai siamo stati al governo di questa città, abbiamo dovuto prendere in mano tutto, ci è voluto del tempo, ci è voluto del tempo anche per mettere a posto l'ufficio casa, perché nel momento in cui siamo arrivati sia il dirigente che la responsabile, la posizione organizzativa, hanno lasciato. Quindi io mi sono trovato un ufficio senza testa, con delle impiegate che però non avevano più una dirigenza, e quindi anche la memoria storica degli atti fatti dai dirigenti si era un po' persa. Abbiamo dovuto prendere e cercare i pezzi di carta, e molto spesso erano inesistenti o introvabili. Ma a parte questo cappello generale, devo dirle che c'è qualcuno che soffia un po' su un fiammifero acceso per cercare di farlo diventare
un grande fuoco. In questo caso credo che quelli che hanno cercato di soffiare per far diventare un fuoco non l'hanno fatto, anzi l'hanno spento quel cerino, perché il caso non c'è. Il caso non c'è perché le dico che nonostante questa famiglia fosse sfrattata da una casa privata e quindi non erano sfrattati da una casa comunale, e il comune non avrebbe nessun tipo di obbligo di legge nei confronti di queste situazioni, però noi ce ne siamo fatti carico. E facendo che cosa? Facendo, istruendo la famiglia a un percorso che l'ha portata alla soluzione del caso. Quindi noi ci siamo mossi fin dall'agosto scorso con la Regione per poter essere individuati come comune che poteva iniziare immediatamente, grazie alla sperimentazione, a programmare e predisporre il bando, nuovo bando in base alla nuova legge regionale sull'assegnazione delle case. Siamo stati pochissimi comuni individuati in Lombardia, sono stati tre comparti, perché adesso non si ragiona più a singolo comune, si ragiona a comparto, il nostro è il comparto Sesto Colonna, è stato uno dei tre soli comparti di tutta Lombardia individuato come sperimentazione della nuova legge regionale sulle assegnazioni. E infatti noi siamo partiti a fine anno con la sperimentazione e abbiamo spiegato a questa famiglia che ne aveva necessità come fare a partecipare a questo bando, per evitare che finisse su una strada in attesa dell'arrivo del bando. Abbiamo spiegato la situazione all'ufficiale giudiziario, che ha capito la situazione. Abbiamo fatto in modo di trovare, che trovasse un accordo il privato proprietario con il privato affittuario che aveva lo sfratto, perché noi non possiamo dimenticarci che di fronte allo sfrattato che ha il problema c'è anche il proprietario della casa che ha dei diritti, perché se una casa privata e ci sono stati dei problemi tra il proprietario e l'inquilino e se arriva ad avere uno sfratto esecutivo vuol dire che la ragione ce l'ha anche il proprietario, noi non possiamo dimenticare il proprietario. Allora in questo caso cosa abbiamo fatto? Non abbiamo detto all'ufficiale giudiziario per favore non faccia lo sfratto perché poverini non hanno una casa a discapito dei diritti del proprietario. Abbiamo cercato di far trovare una mediazione che è stata trovata. Allora la famiglia ha riconosciuto una certa cifra per quel periodo in più che sarebbe rimasta nell'alloggio alla proprietà, e questo ha fatto sì che la famiglia sia potuta rimanere all'interno dell'abitazione fino a quando si è aperto il bando si è chiuso, la famiglia, proprio perché aveva dei requisiti che erano importanti come quelli che lei ha segnalato nell'interrogazione, è stata assegnataria di un'abitazione e quindi la famiglia adesso ha avuto assegnata, ho consegnato personalmente le chiavi a questa famiglia e abbiamo risolto senza, tra virgolette, morti né feriti la situazione in modo molto, molto, ritengo, corretto nei confronti di tutti, sia dello sfrattato, sia del proprietario e sia del nostro ente, che non ha speso un centesimo. Noi non abbiamo speso soldi perché, poverini sfrattati, dobbiamo metterli in un albergo, come forse si faceva in precedenza, o li dobbiamo mettere presso questo o quell'altra fondazione spendendo migliaia e migliaia di euro. No, non abbiamo speso niente. Abbiamo solo fatto un'operazione di correttezza e di, diciamo, di far combaciare le esigenze di due privati che sembravano divergenti, ma che grazie al nostro supporto sono diventate, per quel periodo che ha permesso di arrivare poi al bando ufficiale, sono state congruenti. E quindi devo, come le dico, quel fuoco che cercavano di accendere per far credere che chissà che cosa si era dimenticata l'amministrazione, si è spento, perché non c'è stato il caso non c'è, perché è stato gestito tutto in modo molto molto corretto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Di Cristo. Grazie. No, ringrazio l'Assessore per la risposta esaustiva che mi lascia
quasi del tutto soddisfatto. Sono contento che il caso in particolare si sia risolto con esito positivo nella fattispecie. Ecco, non mi trova, sono d'accordo, a parte il montare, che lei ha parlato di montare caso, io non entro nel merito perché ho messo in premessa che la notizia era riportata da, sia segnalata dall'Unione Inquilini, sia riportata dagli organi di stampa. Non voglio trovare una giustificazione, ma spesso chi si trova in queste situazioni drammatiche e nella fattispecie in questa particolare drammaticità, forse usa i mezzi, chiamiamoli mezzi, ma ha paura di essere lasciato solo dalle istituzioni, per cui è un richiamare l'attenzione. Non mi trovo invece d'accordo né politicamente, nemmeno umanamente, quando lei parla, e spero si riferisse, il Comune non aveva obblighi. Non aveva obblighi, mi auguro, di dare, di assegnare una casa nell'imminente, perché si trattava di uno sfratto dato da un privato con i diritti di. Però poi se parliamo sotto un profilo di servizi sociali e di un caso umano, ecco allora che l'ente istituzione comune ha un obbligo, perché finisce eventualmente la sua delega e inizia quella della collega che siede in giunta con lei. Per cui in ogni caso un obbligo, per quanto non solo formale e morale, umano, ma anche istituzionale c'era. Ma io penso di aver inteso bene la sua interpretazione quando parlava di obblighi, sicuramente, e voglio pensare, si riferiva all'assegnazione imminente di un alloggio, di una casa popolare, per cui io non speculo e ringrazio per la risposta esaustiva che girerò ovviamente all'Unione Inquilini che mi ha segnalato il caso. Grazie. Grazie consigliere Di Cristo. Passiamo all'interrogazione al punto 2. Interrogazione della consigliera comunale di Pietro Stefania. Il protocollo è 80-921 relativo alla scelta dell'amministrazione di ritirare l'adesione del Comune di Sesson Giovanni alla rete READI. Do la parola alla consigliera Pietro Stefania. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, allora l'interrogazione è un'interrogazione che questa è piuttosto datata, presentata nell'ottobre 2017, ha ricevuto risposta dopo 4 mesi a febbraio. E l'interrogazione aveva ad oggetto appunto la scelta fatta da questa amministrazione di fuoriuscire dalla rete REDI, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, facendo una scelta differente, appresa tra l'altro inizialmente con un comunicato stampa, di aderire alla rete dei comuni amici della famiglia. Vado per sintesi ovviamente, nell'interrogazione si evidenzia come, a parere di questo consigliere, che le due reti non sono in contraddizione una con l'altra e quindi non si capisce come mai la scelta del comune, non tanto di aderire ovviamente alla rete dei comuni amici della famiglia, scelta che si condivide anche perché per il principio di coprogettazione di buone pratiche improntate al principio di sussidiarietà per un'alleanza tra ente pubblico, associazionismo familiare e imprese per un welfare condiviso. D'altro canto non ci spieghiamo appunto come questo sia in contrasto con l'obiettivo della rete REDI di diffondere politiche di inclusione sociale per le persone che si contraddistinguono anche per un orientamento sessuale differente. E a nostro modo di vedere questa scelta stride con quanto dichiarato, poi lascerò all'assessore la risposta, ma soprattutto in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 3 che disciplina l'uguaglianza dei cittadini. Quindi con l'interrogazione si chiedeva appunto all'amministrazione, all'assessore competente e al sindaco di conoscere i motivi che hanno condotto l'amministrazione a uscire dalla rete REDI, su quali politiche per il welfare intende promuovere l'amministrazione, se quali azioni l'amministrazione intende mettere in campo per la salvaguardia dei diritti tutti dei cittadini, a prescindere dalle proprie inclinazioni sessuali, di quale famiglia intende occuparsi l'amministrazione, su quali valori l'amministrazione intende fondare la comunità di cui è responsabile in virtù del mandato assunto. Grazie consigliera Di Pietro, do la parola all'assessore Roberta Pizzoccara. Grazie consigliera Di Pietro per l'interrogazione che a me non era rivolta perché ovviamente non ero
non ero parte di questa giunta. Prima di iniziare a leggere la risposta di chi mi ha preceduto, quindi dell'assessore Tita Ferrante, volevo anticipare che è un tema a noi caro, su cui in realtà si vuole sviluppare una progettualità, per cui invito la consigliera Di Pietro, eventualmente, se vuole conoscere il mio punto di vista, di riproporre l'interrogazione. Allora, come già espressamente chiarito, scrive quindi la risposta di Tita Ferrante, la leggo. Come già espressamente chiarito nella delibera della Giunta Comunale numero 286 del 3/10/2017, si revoca, revoca l'adesione del Comune di Sesto San Giovanni alla rete Redi. È ripreso nel comunicato stampa del 4/10/2017, obiettivo dell'amministrazione è costruire fattivamente in ambito sociale, formativo, educativo, al superamento di ogni tipo di discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali, come dice l'articolo 3 della Costituzione italiana. L'amministrazione intende realizzare durante il suo mandato una più ampia visione educativa. Pertanto, contestualmente alla revoca dell'adesione alla rete Redi, l'amministrazione ha aderito alla rete dei comuni amici della famiglia, con 282 del 3/10/2017. Tale adesione è quindi espressione della volontà di dare apertura nel corso del mandato politico a una più ampia visione educativa. L'amministrazione si impegna a tutela della famiglia riconosciuta dalla legge, articolo 29, 30 e 31 della Costituzione italiana, e a promuovere una più efficace presenza sociale e politica della famiglia, attingendo ai valori propri della Costituzione italiana e della Carta dei diritti della famiglia. L'amministrazione intende fondare la comunità sulla tutela e la promozione delle persone, sulla qualità del vissuto sociale improntata da relazioni in giustizia tra persone e tra comunità di persone, beni questi che l'amministrazione vuole perseguire e garantire. Quindi ti invito ad aprire o in una commissione poter approfondire questo genere di tema, di temi e di contenuti, oppure rinnovo l'invito a farmi una seconda interrogazione. Prego, consigliera Di Pietro, a lei la parola. Sì, grazie. Ringrazio l'assessore, nel senso che ovviamente si è fatta carico di leggere una risposta che ovviamente fa capo a tutta l'attuale giunta, ovviamente non a un singolo assessore, perché la decisione viene comunque presa collegialmente, ritengo. E, allora, non sono soddisfatto ovviamente della risposta, colgo il suo invito e ripresenterò sicuramente l'interrogazione con l'auspicio di arrivare a un confronto serio, perché tra l'altro la risposta trovo che sia intanto contraddittoria, leggendo fra le righe dove si parla di volontà di superare ogni tipo di discriminazione. Secondo me, a mio modesto parere, uscire dalla rete Redi, che tutela diritti, diciamo, delle comunque di persone, è in contraddizione con quello che c'è scritto qua. Poi ripete più volte alcuni passaggi che non condivido. Io credo che sia compito, la faccio breve, poi avremo modo di confrontarci, comunque di chi amministra, quindi di chi governa una città, governare anche il cambiamento e accogliere le richieste di una parte, se vogliamo, della comunità che si amministra. Quindi non facendo finta di nulla, uscendo in questo caso da una rete che tutela determinati diritti, aderendo a un'altra che io per prima riconosco e sulla quale sono fermamente assolutamente d'accordo, non trovo, diciamo, il nesso fra le due scelte, questo sì. Quindi io ringrazio per la sua disponibilità, ripresenterò speranzosa l'interrogazione, soprattutto per un confronto sicuramente più profondo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Pietro. Passiamo all'interrogazione al punto 3, presentata dal consigliere comunale di Cristo Vincenzo, protocollo 84713 relativa alla situazione degli edifici del demanio presenti sul territorio di Sesto San Giovanni. Do la parola al consigliere Vincenzo Di Cristo. Grazie Presidente, ho trovato l'ordine del giorno nel frattempo. Ma questa interrogazione, anche questa un po' vecchiotta, come diceva la collega, questa risale a ottobre 2017.
e faceva riferimento nella fattispecie all'articolo 26 del decreto legge 133 del 2014, quello il cosiddetto sblocca Italia, che parlava, non sto a leggere tutto per essere sintetico stasera, parlava della possibilità recuperare e valorizzare eventuali immobili pubblici inutilizzati di proprietà del demanio. Per cui con questa interrogazione chiedevo alla Giunta, siccome venivano segnalati sul territorio sia in via Crescenzago, sia in via Roma e sia sempre in via Crescenzago una serie di alloggi ipotetici che sembravano essere di proprietà del demanio, chiedevo alla Giunta se effettivamente sul territorio cittadino sono presenti tali immobili, se l'amministrazione aveva provveduto a verificare se gli immobili rientravano nei parametri previsti dalla legge e per il recupero e la valorizzazione e l'utilizzo ovviamente, se l'amministrazione avesse intenzione di attivarsi in tal senso, e ne chiedevo ovviamente la tempistica relativamente agli interventi. Per cui lascio la parola alla Giunta, grazie. Grazie a lei consigliere, do la parola all'assessore D'Amico, prego assessore. Grazie Presidente, anche in questo caso ringrazio il consigliere Di Cristo in quanto ha portato avanti un tema che è molto importante, perché in effetti c'è una normativa come decreto legge 12 settembre 2014 1133, che è l'articolo 26, misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, prevede che si possano portare avanti determinate azioni. Adesso io giusto velocemente voglio leggere il comma 1 dell'articolo 26, che dice: l'accordo di programma di cui al decreto legislativo numero 267 del 2000, avente oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Quindi questo è un atto forte, ecco, fare questo accordo di programma tra pubblico e privato per gestire delle situazioni che sono abbandonate o cose di questo tipo. Il Comune, continua il comma, presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del Demanio. Quindi questo fa riferimento ad esempio a grossi immobili di terziario che sono abbandonati perché le aziende hanno chiuso, non ci sono più e rimangono vuoti. Capita nelle città di vedere questi palazzoni di vetro vuoti e quindi c'è la possibilità con un accordo di programma di fare qualcosa. Il comma 1 bis dice anche: hanno la priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili a destinare ad autorecupero. Quindi una delle finalità del recupero che sono contenute in questa norma è quella proprio di dotare nuove abitazioni per l'edilizia popolare. Nello specifico si fa presente che il senso di questa legge sta proprio nel facilitare il recupero degli immobili pubblici mediante l'istituto dell'accordo di programma, come già detto, che costituirebbe anche una variante urbanistica, consentendo così un potenziale cambio di destinazione previo il nulla osta dell'Agenzia del Demanio. Detto ciò, bisogna valutare se il Comune di Sesto San Giovanni ha priorità proprietà pubbliche inutilizzate da recuperare e se ritiene di doverlo fare con il metodo sopra descritto. Devo dire che attualmente noi non abbiamo immobili comunali inutilizzati per i quali l'eventuale recupero è attuabile in applicazione della legge di cui sopra, anche perché quei tre appartamenti che lei ha segnalato a noi, dopo visura, non risultano di proprietà comunale. Non posso dire, ci sono alcuni casi come il caso degli immobili confiscati alla mafia, eccetera, che magari sono stati confiscati dallo Stato, ma se non c'è il decreto del Tribunale che lo assegna
di proprietà all'ente a noi non figura e a noi non risultano. Quindi se c'è qualche altra cosa in essere non lo sappiamo, ma al momento posso dire che quei tre immobili non risultano nel nostro patrimonio. Quindi in questo caso non è una risposta affermativa sul caso specifico, ma qui si apre invece il discorso più ampio e quindi per questo la ringrazio, non tanto per il caso dei tre. Cerchiamo di utilizzare questo momento anche per fare un ragionamento un po' più ampio. Il ragionamento più ampio qual è? Quello che ci lega al prossimo, all'arrivo del PGT. Perché l'assessore La Miranda, che ha la delega al PGT, ci ha proposto di fare una cosa molto interessante alla Giunta, la Giunta l'ha accettato, quello di, in previsione del PGT, di far partire già una fase di preosservazioni. Anche se la norma prevede che le osservazioni si facciano successivamente, si predispone il PGT, poi c'è la fase delle osservazioni, quindi tutti i cittadini possono... Noi abbiamo deciso di fare una norma, cioè di aprire ai cittadini, anche se non ufficialmente, cioè sono formali, però sono una cosa in più, una concessione in più che noi diamo ai cittadini, per presentare delle osservazioni. Quindi noi siamo aperti a ricevere osservazioni in questo momento di tutti i tipi, anche queste, ma le dico di più, nell'ambito del PGT questa tipologia di norma troverà una valutazione, quindi noi nel progetto generale che sarà quello come vogliamo trasformare la città di Sesto San Giovanni, dove vogliamo arrivare, nella valutazione sulla necessità o meno di alloggi residenziali pubblici, di ERP, ci sarà anche in questa valutazione se troveremo la necessità di dover ampliare il numero già alto, però dico di 1000, siamo già sui 1000 appartamenti, ma se decideremo nell'ambito del PGT, magari anche in base a delle preosservazioni che verranno vagliate, se no lo faremo noi direttamente perché uno dei temi che sarà toccato comunque quello della casa e del piano casa che dovrà essere abbinato al PGT, quindi in quello rientreranno queste valutazioni, però su questo noi faremo un'attenta valutazione. Sono cose però che si riferiscono a dimensioni più grandi, ecco, non solo ai tre appartamenti, perché non è col tre appartamenti che noi, certo possiamo risolvere tre casi specifici, ma non è con quello che risolviamo il problema di Sesto San Giovanni della casa. Quindi la valutazione dovrà essere una valutazione attenta, fatta con coscienza e poi anche condivisa nelle commissioni competenti e poi alla fine in Consiglio Comunale. Quindi per questo le dico che terremo in considerazione di questa norma, e però è da vedere nell'ambito del PGT e del piano casa che sarà abbinato. Grazie. Grazie a lei, Assessore D'Amico. Consigliere Di Cristo, nella parola. Sì. Ringrazio l'Assessore per la risposta. Ecco, mi felicito che abbia raccolto, al di là dei tre casi che voleva essere stato segnalato, ovviamente riportato, ma lo spirito di questa interrogazione voleva essere proprio aprire, dare uno spunto a questa amministrazione di parlare e di iniziare a pensare anche nei termini sopra descritti nello specifico dall'assessore. Sono contento e registro con soddisfazione che abbia colto questo stimolo da parte mia, e qui mi rivolgo anche al collega, ovviamente l'ha citato La Miranda, il suo collega La Miranda, che dove invito con ancora più forza, quindi faccio mio anche la sua considerazione. Proprio in fase di PGT iniziamo a pensare, proprio per avere anche un'attenzione particolare per il territorio e per la famosa città già costruita, non solo quella che ha da venire sulle aree FALC, perché come lei ha citato in inizio di risposta, purtroppo sul territorio di Sesto non mancano casermoni di ex attività di terziario, ma anche attività che non sono edifici, non sono mai stati, sono da decenni vuoti, mai stati occupati, probabilmente costruiti in altre epoche, con altre necessità e per altri scopi, mi viene a pensare finanziari, se non proprio di richiesta del mercato, dove l'amministrazione, con un percorso condiviso anche con le opposizioni,
si può fare un ragionamento non solo in termini di osservazione, ma proprio di recupero di quegli edifici anche per salvaguardare l'eventuale consumo di suolo, che oggi se ne parla, un argomento di cui si parla, e quindi non mi sto a dilungare, quindi per mettere una visione più moderna di una città, non sempre la solita colata di cemento, ma una città più a dimensione d'uomo. Per cui ringrazio l'assessore proprio in particolare su questo spunto che ha raccolto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Andiamo all'interrogazione al punto 4 della consigliera Perego Roberta, protocollo generato il 92008 relativo alla comunicazione fatta pervenire alle famiglie iscritte a piccoli e grandi. Do la parola alla consigliera Perego Roberta. Grazie Presidente, la mia interrogazione datata 10 novembre 2017, quindi ovviamente fa riferimento a quanto avvenuto al termine della scorsa estate ed è un'interrogazione rivolta al sindaco, alla quale ho ricevuto risposta a fine marzo. L'interrogazione chiedeva ragione di fatto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco perché in merito alla famosa questione di piccoli e grandi che si era verificata lo scorso luglio, insomma appena insediata questa amministrazione, il sindaco aveva dichiarato alle famiglie appunto che non c'era stata nessuna indicazione da parte dell'amministrazione comunale e dipendenti di procedere con le telefonate alle famiglie che dichiaravano la sospensione del servizio e che era stata sostanzialmente una iniziativa dei lavoratori. Adesso nello specifico verbalmente non era stato detto, c'era stata poi invece in data 30 settembre una dichiarazione sul settimanale Sesto Week sempre del sindaco che affermava che era stata svolta un'indagine interna per capire chi fosse il responsabile di questo avvio di telefonate, che questa indagine interna era emerso che la responsabilità di questa autonoma decisione di far partire le telefonate sarebbe risalita all'ex direttore ad interim del settore del servizio educazione, allora l'ex segretario generale, e che non si procedeva nei suoi confronti perché il rapporto di lavoro col comune di Sesto San Giovanni era cessato. A seguito però di una mia richiesta ufficiale di accesso agli atti, ho avuto modo di leggere nella comunicazione protocollata col numero 89012 una comunicazione dell'allora responsabile del servizio, dottor Andrea Pellegrino, una comunicazione indirizzata al sindaco in cui appunto il funzionario comunicava sì di aver dato indicazione di procedere alle telefonate, ma di averlo fatto a seguito di comunicazione da parte del capo di gabinetto avvocato Crupi e a seguito appunto di comunicazione da parte dell'assessore all'educazione. Quindi volevo capire come mai ci fosse una difformità tra quello che dichiarava il funzionario in un atto comunque protocollato e quello che invece il sindaco aveva dichiarato alla stampa, di fatto anche rischiando di ledere comunque l'immagine di un dipendente non più del comune di Sesto ma comunque di un lavoratore. Grazie consigliera Perego, do la parola al signor sindaco. Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti quanti e ringrazio la consigliera Perego per l'opportunità di un chiarimento su questa vicenda, ma io parto dal presupposto che la figura del segretario generale è una figura che viene indicata dal sindaco. La legge di fatti non consente all'atto dell'insediamento del sindaco di nominare il segretario generale se non trascorsi un certo periodo, mi sembra 60 giorni dall'insediamento. Pertanto è palese che il precedente segretario generale che era all'interno del comune di Sesto fosse frutto di una scelta del precedente sindaco, cosa diversa che poi è stata fatta nel momento in cui è scaduto il termine, infatti al 61° giorno mi sembra, ho provveduto a nominare un
un nuovo segretario generale. Questo comporta ovviamente tutta una serie di situazioni di insediamento da parte della nuova amministrazione, dei rapporti con gli uffici, anche con il confrontarsi con figure che sono retaggio di scelte politiche, scelte tecniche, scelte professionali della precedente amministrazione. E le dichiarazioni rilasciate in merito, allora, nella mail del 26 luglio si invitava un dipendente dell'ufficio educativo, dove scrive all'avvocato Crupi, capo di gabinetto, che indica, quindi stiamo parlando del 26 luglio, è urgente sostituire l'invito a iscriversi a piccoli e grandi presenti in home page con un messaggio di tenore contrario. Il collega che poi era il responsabile, che ha preferito andare in altro comune negli ultimi periodi, da alcuni mesi, mi sembra febbraio-marzo, è andato in un altro comune, guarda caso amministrato dal centrosinistra, rispondeva che aveva preparato il testo sottoriportato, appena ottenuto l'ok pubblicheremo sul portale e inizieremo a telefonare alle famiglie già iscritte. A tale mail segue la risposta del capo di gabinetto, nella quale si legge: chiedo di coinvolgere in questa decisione l'assessore. Questa a dimostrazione che tutte le decisioni stavano emergendo e venivano prese dagli uffici tecnici, coordinate da quello che era il direttore ad interim, ovvero il segretario generale, senza che la parte politica potesse vedere palla. Segue la mail di Pellegrino, dove dice: attendiamo il parere pertanto dell'assessore, parere che non è mai arrivato. Pertanto l'allora segretario generale, all'epoca ricordo che era direttore ad interim del settore, nonché figura scelta dalla precedente amministrazione e che noi abbiamo provveduto al 61esimo giorno a sostituire, ha disposto di procedere con le telefonate allarmistiche alle famiglie. Io confermo quanto è stato detto sui giornali. Grazie a lei, signor Sindaco. La parola alla consigliera Perego. Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per la risposta, ma io comunque ci tengo a leggere qui il documento protocollato, quindi un documento ufficiale dell'amministrazione, perché un'amministrazione parla per atti, non per chiacchiericci, un documento con tanto di protocollo che dice: egregio signor del funzionario, egregio signor Sindaco, allo stato delle informazioni in mio possesso, la decisione di procedere con le telefonate alle famiglie, utenti del servizio piccole e grandi, per comunicare la sospensione temporanea del servizio stesso, è stata assunta dal sottoscritto con assegnazione del compito all'ufficio Nidi dei servizi educativi per l'infanzia, a seguito delle comunicazioni via mail da parte del capo di gabinetto avvocato Crupi e da parte dell'assessore alle politiche educative, che allego come parte integrante della presente. Questo ha scritto lui? Ok, non mi sono state allegate la mail. Quindi qua si tratta di una No, ma scusi, Sindaco, a parte che non ha diritto di replica il Sindaco quando noi replichiamo e diciamo se siamo soddisfatti o no. Io non mi reputo soddisfatta, c'è un documento ufficiale che dice altro, è la sua parola contro quella di un funzionario. Consigliera Perego, scusi, ci sono le mail agli atti, lei sta riportando delle parole di un funzionario che sta mettendo in bocca e ricostruendo una storia che non è legittimata dalle mail. Veda lei, guardi caso il funzionario ha lasciato questa amministrazione per andare in un'amministrazione amministrata dal centro-sinistra. Strana coincidenza. Signor Perego, il fatto che gli abbia dato, il sindaco ha parlato, per chiarire, visto che stasera abbiamo fatto anche un consiglio comunale, quindi se c'è questo dibattito, io credo che sia costruttivo se riusciamo
a concluderla anche questa cosa, no? Quindi la volontà di fare l'interrogazione. Allora farò richiesta d'accesso agli atti perché mi vengano consegnate anche tutte le mail. Brava. Devi farlo prima, magari. Vi invito al silenzio. Grazie. Bene. Ripeto, abbiamo fatto questo consiglio proprio per portare a casa delle informazioni precise, quindi anche se c'è un po' di dibattito non credo che faccia male a nessuno. Sempre educato. Andiamo all'interrogazione al punto 5, presentata dalla consigliera Pastorino Loredana, relativa al protocollo il 93451, relativa all'organizzazione progetto sperimentale, l'importanza della riabilitazione e il benessere fisico rivolto agli anziani della nostra città nel periodo di novembre-giugno 2018. Prego, consigliera, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera ai presenti. Allora, chiaramente questa interrogazione, allora intanto dico che è stata protocollata il 16/11/2017 ed è giunta la risposta del sindaco esattamente il 26/3/2018. Allora, questa interrogazione è nata a seguito appunto di una delibera di giunta del 19/9/2017 che ha dato avvio a un progetto, proprio come diceva prima il presidente Fiorino, relativo all'organizzazione sperimentale, l'importanza della riabilitazione e il benessere fisico rivolto agli anziani della nostra città, periodo novembre-giugno 2018. Allora, il tema è importante nel senso che comunque qui si parla di riabilitazione. Io intanto voglio dire sono contenta che si parli della salute dei cittadini e che si faccia qualcosa per la salute dei cittadini, quindi da questo punto di vista non ho nulla da dire. Però mi sono sorti diversi dubbi relativi proprio a come è stato strutturato questo progetto e come è stato proposto in città. Allora, le domande erano proprio relative a con quale procedura, quindi si interrogava il sindaco per conoscere appunto con quale procedura a evidenza pubblica abbiano voluto individuare proprio le figure professionali che chiaramente seguiranno poi le attività. Poi, se il progetto è stato presentato comunque da un'associazione e da chi effettivamente, se un'associazione comunque iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Sesto San Giovanni e quindi insomma avere anche delle risposte in tal senso. A quale soggetto le persone che frequentano i corsi pagano la quota di euro 10 a lezione? Quindi qui si parla comunque di un contributo dei pazienti o comunque degli iscritti al corso e capire insomma come poi vengono organizzati anche i pagamenti e tutto il resto. Chi programma, ecco questa forse è la cosa anche molto, molto importante, chi programma il piano riabilitativo? Dal momento in cui si parla qui di riabilitazione e quindi se c'è uno staff medico che comunque evidenzia alcune cose e chiaramente va a presentare proprio un programma, se esiste la figura di un fisiatra ed anche se è prevista una visita medica per quanto riguarda poi l'accesso comunque a tali corsi. Ecco, queste erano tutte domande dal momento in cui io ho preso atto di questo progetto da alcuni manifesti visti in città, da alcuni volantini e dal fatto che in qualche centro anziano appunto è stata proposta questa attività. Però insomma, visto l'importanza dell'argomento, capire bene come è strutturato il tutto. Grazie. Grazie a lei, consigliera Pastorino. Do la parola all'assessore Pizzocchera. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie consigliera Pastorino. Dunque, sì, come ha già anticipato, le malattie reumatiche sono sicure, muscolari, muscolo scheletriche sono sicuramente
una patologia che spesso è cronica e colpisce la popolazione italiana, leggo la risposta, nel 10% della popolazione. Quindi alla domanda da chi appunto è sorta un po' l'idea di un'attività di questo tipo, l'amministrazione comunale ha pensato ad un progetto in merito proprio per fornire alle persone una corretta informazione fornire alle persone una corretta informazione in merito intanto all'esistenza di queste patologie e anche all'opportunità di affrontare una cura o perlomeno arginare quelli che possono essere i deficit che tali patologie possono comportare. Quindi in termini di contenuto mi sembra di aver capito che siamo insomma abbastanza allineati e anche da lei riconosciuta l'importanza nell'affrontare temi di questo tipo. Come si sia svolto all'epoca, devo ripetermi, non ero presente, per cui quello che gli atti ci dicono che c'è stata una fase preliminare dell'attività che si è conclusa con un convegno in cui hanno partecipato illustri relatori ed era stato organizzato con personale dell'ente per l'attività di segreteria presso la casa delle associazioni. Gli argomenti trattati, quindi questo una sorta di agorà per trattare il tema e capire un po' se il tema poteva avere un futuro e quindi un interesse. Gli argomenti trattati sia nel corso introduttivo che nel convegno hanno suscitato grande interesse nella cittadinanza. Quindi l'amministrazione ha deciso in seguito di promuovere un progetto aperto presso i centri anziani, proprio perché i centri anziani vengono individuati come i luoghi principe dove possono esserci soggetti affetti da questo genere di patologia, e quindi in questo modo arrivare con una modalità più capillare alla città e soprattutto al target. Okay? Si informa quindi che si procederà tramite bando pubblico alla selezione di figure professionali che si occuperanno della informazione ed educazione sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle malattie reumatiche. Che queste figure professionali possano essere quelle da lei ipotizzate, può essere, potremmo fare un approfondimento su questo punto, se lo riteniamo anche necessario, ma sicuramente il bando parlava espressamente di quelle che sono le patologie, mal di schiena, dolori cervicali, malattie cronico-degenerative dell'età adulta, quali connettiviti, artriti, spondiloartriti, artrosi e osteoporosi, fornendo informazioni sulla gestione della sintomatologia con adeguate tecniche e strategie distrettuali e posturali per una migliore qualità di vita. Il bando sarà aperto a fisioterapisti e fisiatri. Grazie Assessore. Prego, consigliera Pastorino. Grazie. Volevo solo sottolineare una cosa. Intanto, vabbè, apprezzo insomma il suo sforzo a rispondere, visto che il progetto non è partito da lei e si è trovato insomma un po' questa interrogazione da gestire. Mi piace sottolineare che non sono quindi corsi di fisioterapia in senso stretto, ma percorsi in gruppo per il miglioramento dello stato di salute complessivo. Quindi, insomma, questo è comunque precisare un qualcosa.
E poi mi piace anche l'idea che comunque sia stato poi fatto il bando, ma erano già state definite, già state prefigurate le figure di dei due fisioterapisti che avrebbero dovuto fare l'attività. Poi, dopo l'interrogazione, probabilmente dopo l'uscita di un articolo, effettivamente poi è stato l'amministrazione ha portato avanti un bando che dà un senso logico a tutto il progetto. Grazie mille. Grazie a lei, consigliera. Andiamo all'interrogazione, il punto 6, presentata dal consigliere Di Cristo, protocollo generato 96852, relativo allo sfratto prima notificato, poi sospeso dall'associazione 20.000 Leghe. Do la parola al consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, stasera sembrerebbe, non parliamo solo di sfratti, questo lo prometto, di problemi di casa, giusto per stemperare un po' il clima. No, questa interrogazione che è del 28 novembre dell'anno scorso, ovviamente si riferisce alla notizia riportata sui quotidiani dello sfratto che era stato dato non solo all'associazione 20.000 Leghe ma a una serie di associazioni che sono locate ancora in immobili di proprietà comunale. Da cosa nasce l'interrogazione? Dal fatto che all'epoca chi si ricorda, ma lo ricordiamo questa sera, è da lì ovviamente il fatto che l'interrogazione sia vecchia, per cui poi abbiamo capito parzialmente la risposta di quello che è successo, ma per riepilogare, per chi non ne fosse a conoscenza, era stato recapitato all'associazione 20.000 Leghe ad altre associazioni l'intimazione di sfratto, e proprio in quei giorni l'ex vice sindaco pro tempore che ci ha lasciato, che ha lasciato questa amministrazione, dopo un paio di giorni si era presentato presso, nella fattispecie presso l'associazione 20.000 Leghe, rilasciando dichiarazione alla stampa che lo sfratto, e io di questo ovviamente me ne compiaccio come consigliere comunale, era stato sospeso, e comunicando che lo sgombero è sospeso. L'interrogazione ovviamente verteva e verte, anche se è passata di fatto, sulla dicotomia, sulla dualità dell'indirizzo dell'amministrazione, della serie. Se l'amministrazione rappresentata dal sindaco intima uno sfratto, prende una decisione politica, legittimo o meno, discutibile o meno, accettabile o meno, verso un'associazione, come può uno stesso organo della stessa giunta, vice sindaco, smentire apertamente tramite gli organi di stampa il proprio sindaco? E per cui questa interrogazione chiedeva una serie di cose, ma soprattutto il perché di questa dualità. E ovviamente in tono provocatorio, se questa amministrazione, ricordo che eravamo a 3-4 mesi dall'insediamento, intendeva proseguire sulla stessa linea duale in casi analoghi, ovviamente era una domanda provocatoria, ma lascio la parola a chi mi risponderà, immagino, non so chi mi risponde. Ma la ringrazio. Ecco, non è perché abbiamo un semi-appalto di governo assieme che stasera, ok, grazie. La ringrazio consigliere, do la parola all'assessore D'Amico. Grazie Presidente. Sì, questa sera sono chiamato in causa dal consigliere Di Cristo più volte, però mi fa piacere perché si sollevano problemi che sono degni di essere discussi, anche perché sono usciti sui mezzi di stampa e quindi coinvolgono un po' l'opinione pubblica. Mi fa piacere anche qui, a parte colto un po' la sua battuta politica, polemica, come mai l'amministrazione ha dato impressione di muoversi su due linee diverse. Devo dirle che su questo punto a me non piace parlare dei non presenti, visto che il vice sindaco non è più presente, quindi bisognerebbe chiedere a lui perché è andato a fare un incontro e ha detto determinate cose. Noi andiamo avanti con gli atti e con quello che l'amministrazione sta facendo, quindi io le leggerò la risposta scritta formale, poi aggiungendo poi un qualcosina a braccio, perché mi sembra che sia utile chiarire alcuni e specificare alcuni passaggi. La deliberazione di giunta comunale 110 del 18
aprile 2005, con la quale è stata assegnata all'associazione a questa associazione 20.000 leghe uno degli spazi inseriti nell'unità immobiliare sita in via Giardini 50, quindi zona centralissima proprio qua a fianco al comune, ha dato mandato al direttore del settore impianti e opere pubbliche di stipulare il contratto di locazione. Quindi 2005 questa delibera disse fate un contratto di locazione. Il contratto è stato effettuato con durata dal 25 maggio 2005 al 24 maggio 2011 per un canone annuo di locazione, IVA inclusa, di euro 215,28 e con spese di gestione determinate in euro 580 all'anno. Il contratto di locazione è stato rinnovato per ulteriori 6 anni, non essendosi il Comune avvalso della facoltà di disdetta con manifestazione di volontà espressa nel 2011 quando era scaduto. Quindi nel 2011 il Comune ha detto niente e hanno considerato automaticamente rinnovato il contratto con le stesse condizioni, neanche l'aumento Istat. Pertanto il contratto è scaduto il 24 maggio 2017. Anche qui l'amministrazione in carica a quel momento non ha detto niente. Successivamente, a subentro della nuova amministrazione, in attesa di poter affrontare ed esaurire organicamente una situazione diffusa, frammentata e stratificata da oltre 10 anni, sono stati assunti alcuni primi provvedimenti di rilascio di beni, i quali, allo stato degli atti, sono risultati essere detenuti a contratti scaduti e che hanno riguardato beni posti in posizione territorialmente centrale in città e dunque con una maggiore potenzialità rispetto all'interesse generale, vuoi in una messa a reddito, vuoi in una destinazione strumentale alla sussidiarietà. Va considerato che il valore locativo di mercato odierno dello spazio assegnato all'associazione è di euro 1.452 annui. In questa ottica, con provvedimento del 6 novembre 2017, protocollo 94735, è stato avviato il procedimento di rilascio dell'immobile, atto integrato con successiva comunicazione del 20 dicembre 2017 e la procedura è in corso di esecuzione. Successivamente, con proposta di deliberazione numero 123 del 27 marzo 2018, la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo, delineando le linee guida per la corretta gestione del patrimonio immobiliare comunale e un primo piano di azioni tecniche, tecnico-amministrative. Nello stesso atto è stato dato mandato al settore demanio e patrimonio di procedere verso i soggetti che sono in posizione di utilizzo di un bene senza contratto o con contratto scaduto, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni per il rilascio degli stessi. È ammessa la sospensione della procedura di rilascio limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica del rispettivo assegnatario, quanto ai soli beni per i quali la soluzione di continuità nei servizi tramite essi erogati ai cittadini può determinare un pregiudizio dell'interesse pubblico generale. Muovendo dalla situazione di fatto, per quanto reso contatto dall'Associazione con ultima comunicazione del 19/1/2018, non si ravvisano elementi tali che nel mantenimento della posizione di godimento del bene si profili la tutela di un servizio pubblico generale, dal che si intende procedere con l'iter di rilascio del bene. Bisogna aggiungere anche che fu fatta una deliberazione che dalla precedente amministrazione che stabiliva che gli sgravi negli affitti venissero fatti in base a determinate condizioni e quindi quel affitto così basso fu stabilito in base a quella valutazione e questa valutazione sarebbe stata necessaria anche per il rinnovo
la verifica della sussistenza di quelle caratteristiche che facevano sì che dell'abbattimento così forte del canone di locazione rispetto al mercato. E questo non è stato fatto. Questo è un elemento fondamentale, perché noi abbiamo trovato una gestione del patrimonio che è in una situazione disastrosa, con contratti scaduti, non rinnovati, gente che occupava da tempo infinito delle strutture di proprietà del comune senza titolo o col contratto scaduto, con affitti irrisori. Quindi non è più tollerabile una situazione del genere, ancora di più con una situazione finanziaria dell'ente che è disastrosa, come avete saputo, come è stato comunicato dal sindaco e dall'assessore al bilancio nei giorni scorsi. Quindi continuare su questa linea non è possibile. Quello che in questa situazione io voglio sottolineare, perché non si può far finta di niente, è, e qui ci sono anche da considerare le motivazioni per il quale un ente dà scontato in questo modo 215 euro invece di 1452 a un'associazione l'utilizzo di un bene. Allora, secondo me qui bisogna stare molto attenti quando si dà a qualcuno un bene con uno sgravio. È perché qui si tratta di dare uno sgravio a un'associazione, a un privato. Un'associazione quindi dovrebbe essere senza scopo di lucro, quindi devi fare favore al volontariato. Ma allora bisogna stare attenti anche ai conflitti che possono nascere, i conflitti di interesse. Uno, non capisco perché si parla sempre di conflitti di interesse ai massimi vertici dello Stato e non si parla poi nelle piccole cose. Ma anche in queste piccole cose bisogna vedere i conflitti di interesse. Perché secondo me un'associazione che assume dei dipendenti e ha uno sgravio nell'affitto da parte dell'ente, e quindi si può permettere di assumere dei dipendenti, anche perché ha lo sgravio dell'affitto, deve stare molto attento in quello che fa. E l'ente deve stare molto attento in quello che fa. Perché se io faccio pagare solo 200 euro all'anno all'associazione, l'associazione si può permettere di assumere qualcuno. Magari se avesse pagato l'affitto pieno non poteva assumere qualcuno. E se poi questo qualcuno è anche un consigliere comunale, capite che la cosa diventa un conflitto di interessi. Quindi rinnovare tacitamente in continuazione per anni e anni e anni un affitto a un'associazione che ha come suo dipendente un consigliere comunale dell'epoca, della parte di maggioranza dell'epoca, quando offende sempre rinnovata la cosa, non mi sembra una questione così corretta sotto l'aspetto dei conflitti di interesse. Ecco, quindi anche per questo motivo le dico che noi andremo avanti sul rilascio. Siamo dispiaciuti anche perché l'associazione, a differenza di altre associazioni che sono state contattate dagli uffici e che hanno iniziato un percorso di selezione di nuovi spazi, magari anche spazi condivisi con altre associazioni, per poter continuare la propria attività, ma sgravando l'ente di questi pesi, di questi affitti a così basso reddito, mentre altre associazioni si sono rese disponibili a andare avanti su questo, da parte di questa associazione noi troviamo solo delle risposte sui giornali con articoli molto, molto negativi nei confronti delle nostre attività. Quindi io auspico che si possa andare avanti con un rapporto che diventi un rapporto di correttezza da tutte e due le parti e che si possa trovare una soluzione, perché noi non siamo assolutamente desiderosi di impedire a un'associazione di avere uno spazio, ma possiamo trovare anche uno spazio magari condiviso a giornate con altre associazioni, in modo che ci sia un utilizzo ottimale delle strutture del comune senza gravare l'ente di strutture che sono a nostro carico e che non rendono praticamente niente in una situazione finanziaria disastrosa. Grazie Assessore D'Amico, la parola al Consigliere Di Cristo. Sì, grazie Presidente. Grazie Assessore, sono stato esaustivo e preciso nella sua risposta, che tra altre cose avevo già avuto modo di leggere. Non mi soffermo su alcune affermazioni perché va bene la legalità, va bene il controllo, va bene la verifica,
Va bene anche il discorso che ha fatto, mi trovo pienamente d'accordo sui, non tanto sul conflitto di interesse, ma sulla soluzione che possano cercare l'equità. Io parlerei più di equità tra le associazioni presenti sul territorio. Non voglio entrare nel merito di eventuali conflitti di interesse, queste cose non ci entro. Più che altro è giusto una questione di equità e di recupero di spazi magari economicamente in questo periodo più utili all'amministrazione, però preoccupandosi di, come ha detto lei, di impegnarsi per cercare un percorso per trovare degli spazi alle associazioni che comunque rappresentano, a prescindere, spesso, magari non sempre, ma non entro nel merito, non è legato a questa associazione ovviamente, non mi permetterei mai, ma hanno una loro peculiarità sul territorio e rappresentano comunque, in ogni caso, al di là di come la si pensi, un bene collettivo. Risottolineo e chiudo che ovviamente l'interrogazione era sì provocatoria, ma legittimata proprio dalla doppia posizione dell'amministrazione, quindi verteva su questo la mia interrogazione, che le due figure apicali rappresentative dell'enti avessero, e questo è innegabile, una linea di movimento, anche se a lei non piace parlare degli assenti, ma purtroppo, ahimè, è necessario alcune volte, anche perché non è stato fatto apposta, perché risale al 28 novembre l'interrogazione, quindi antecedente alle dimissioni, e dicevo proprio delle due figure apicali rappresentative dell'enti, completamente opposte poi, che potevano, come dice lei, siccome amiamo, e lei l'ha appena affermato, la correttezza, potevano generare confusione sull'immagine che poteva avere la collettività, la cittadinanza sull'operato dell'amministrazione. Per cui grazie a questa risposta quantomeno abbiamo dato un'idea chiara della vostra scelta politica, legittima, giusta, ma di una scelta politica che però all'epoca non era così chiara e così delineata. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Andiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, l'interrogazione della consigliera Monica Chittò, protocollo generale 101516, relativo allo sviluppo area ex pax e i nuovi insediamenti previsti. Do la parola alla consigliera Monica Chittò. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione aveva preso origine da un articolo di stampa che era stato pubblicato il 7 dicembre scorso ed era apparso sul Corriere della Sera, in cui si informava l'opinione pubblica che era stato raggiunto un accordo preliminare con la proprietà di un centro ospedaliero privato accreditato che si sarebbe insediato nel futuro nelle ex aree FALC e quindi sarebbe aggiunto al progetto della Città della Salute e della Ricerca. Ovviamente leggere queste notizie dai giornali non fa piacere, non tanto come consigliere comunale o come consiglieri comunali quanto come cittadini di Sesto, perché l'arrivo di una nuova funzione soprattutto legata all'ambito del piano dei servizi è argomento che dovrebbe essere di discussione pubblica. Abbiamo avuto poi in occasione di un incontro come commissione consigliare, un incontro con l'assessore La Miranda il 12 dicembre, in cui abbiamo approfittato dell'occasione per chiedere risposte nel merito rispetto a quanto l'amministrazione conoscesse. Ci è dispiaciuto in quell'occasione aver ricevuto come risposta che la questione, cioè non poteva dirci niente perché era una questione riservata che riguardava accordo tra privati. Ovviamente è anche una questione che riguarderà anche l'accordo tra privati, ma la pianificazione sia urbanistica sia la pianificazione della dotazione dei servizi della città non può ovviamente vedere l'amministrazione comunale come un notaio, visto che l'amministrazione comunale rappresenta i cittadini, come un soggetto passivo. E inoltre si ricordava anche che quando ci siamo candidati come città per la realizzazione del progetto della Città della Salute e della Ricerca, uno degli elementi vincenti era stato proprio la vicinanza fisica, territoriale, di strutture ospedaliere generalistiche. Quindi si interroga il sindaco
di precisare quali sono le tipologie di assistenza sanitaria di cura previste con l'arrivo di questa nuova struttura ospedaliera. Peraltro quella notizia è stata ripresa anche altre volte, sempre in modo molto vago e generale. Se ci si è posti il tema, in quali termini, con quali strumenti di analisi ovviamente, di una possibile sovrapposizione di offerta sanitaria che possa andare a discapito dell'ospedale pubblico di città di Sesto San Giovanni, già esistente sul territorio, con la preoccupazione che questo possa portare ovviamente a un progressivo depotenziamento e una conseguibile possibile dismissione, di informare circa l'area individuata eventualmente sulle aree ex FALC oppure se non lì dove per il nuovo insediamento, e quindi seguentemente sapere anche questo progetto se c'è, a che punto è, se un'eventuale localizzazione della nuova struttura ospedaliera privata necessiti di un'ulteriore variante al piano integrato di intervento già vigente, se i tempi di un'eventuale variante LP possono determinare ulteriori ritardi all'inizio dei lavori della città della salute e della ricerca, e infine, data l'importanza per lo sviluppo economico, occupazionale, per il rilancio della nostra città, si chiede quando è previsto, ahimè, appunto l'inizio dei lavori e se ci sono state recenti modifiche al cronoprogramma definito a suo tempo dalla nostra ex giunta. Poi leggiamo anche con preoccupazione, peraltro l'articolo mi pare uscito, se non ricordo male, o stamattina o ieri, non ricordo, anche di questa difficoltà del privato, della necessità che ha di avere ulteriori finanziamenti per portare avanti la parte delle opere, delle opere pubbliche, e soprattutto appunto parrebbe, ma noi non abbiamo una certezza e vorremmo che l'amministrazione ce lo dicesse, sembrerebbe che la convenzione ancora non sia stata firmata e che quindi anche il passaggio del terreno bonificato a Regione Lombardia non è ancora avvenuto. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Do la parola all'assessore La Miranda. Prego, assessore. Grazie, presidente. Buonasera a tutti e buonasera all'interroganda. Per quanto di competenza posso rappresentare quello che è agli atti, come correttamente dice la consigliera Perego, si parla per atti e non per articoli di giornale. Quindi, allo stato degli atti, a questa amministrazione non è pervenuta ad oggi nessuna istanza per l'insediamento di una nuova struttura ospedaliera sul PI FALC. Siamo a conoscenza, come lo è lei, che risulterebbe un accordo tra privati per un'eventuale introduzione di una nuova struttura ospedaliera nell'ambito del PFALC, e di questo, come ne sa lei, ne sappiamo noi, perché noi ad oggi non abbiamo avuto nessuna formalizzazione da parte di Milano Sesto, né in forma di presentazione di un progetto, né in forma informale della possibilità di insediare sul PFALC una struttura di questo tipo. Va da sé, come lei le conosce meglio di me, visto che prima di me ha rivestito il ruolo di amministratore, il PI FALC consente l'insediamento di una tale struttura senza dover ricorrere a nessuna variante, perché esiste un articolo di legge nelle un articolo che sono le norme tecniche di attuazione del PGT, che lei conosce meglio di me anche in questo caso, che consente appunto di andare in deroga con funzione pubblica. È evidente che ovviamente in assenza di una funzione pubblica dell'eventuale struttura ospedaliera viene meno ovviamente la possibilità di insediare tale struttura secondo le norme attuali del PI vigente. Per quanto riguarda invece la funzione della centralità dell'ospedale di Sesto San Giovanni, anche lei conosce meglio di me l'accordo di programma, visto che l'ha sottoscritto, della Città della Salute, sa qua che l'ospedale di Sesto San Giovanni è vincolante e funzionale alla sostenibilità della Città della Salute, perché funge da pronto soccorso della Città della Salute, e in tale senso l'accordo di programma nessuno ad oggi l'ha modificato e tale rimane agli atti, e quindi ad oggi l'ospedale di Sesto San Giovanni è struttura primaria e rimarrà struttura primaria in funzione e a sostegno e a supporto della Città della Salute. Per quanto riguarda invece l'ambito delle cessioni delle aree, rappresento questo. Allo Stato, a seguito dell'elezione nel mese di febbraio del nuovo governo regionale, ci sono state una serie di avvicendamenti in capo ai dirigenti
Negli ultimi giorni sono state individuate le nuove figure responsabili e il nuovo responsabile anche degli accordi di programma. Il 31 di maggio siamo stati quindi convocati per il nuovo tavolo di vigilanza sulle aree FALC, dove faremo probabilmente il punto della situazione, che adesso le rappresento, e dove credo verrà stabilita definitivamente la data di cessione delle aree a Regione Lombardia, perché allo Stato abbiamo i primi 4 lotti certificati, ma di questo già il Sindaco ne aveva data menzione subito dopo Natale o immediatamente prima di Natale. Per quanto riguarda invece il lotto ATSU 2, che è il lotto RFI, ex scalo ferroviario, ARPA ha rilasciato la certificazione di conclusione positiva delle bonifiche ad aprile. Confidiamo che entro il 31 di maggio Città Metropolitana rilasci l'ultimo certificazione di intervenuta bonifica e quindi di fatto tutta l'area Città della Salute risulterebbe certificata e bonificata, e in conseguenza di ciò, per gli accordi che sussistono tra Milano Sesto e Comune di Sesto, Comune di Sesto e Regione Lombardia, Milano Sesto ci ha già chiesto, formalizzato, la retrocessione delle aree al Comune di Sesto, e noi domani, al più tardi dopodomani, formalizzeremo alla Regione Lombardia la richiesta di acquisizione da parte, come se nel rispetto degli accordi e delle convenzioni che abbiamo, di acquisizione al suo patrimonio delle aree ovviamente destinate a Città della Salute. La realizzazione dei tempi tecnici è in parte volontà nostra, o meglio delle amministrazioni, in parte legato a Condotte, perché come voi sapete Condotte S.p.A. è in amministrazione controllata da parte del Tribunale di Roma. È stato acquisito da parte della Regione Lombardia un parere di ANAC sulla possibilità anche in amministrazione controllate della aggiudicatrice di andare a sottoscrivere il contratto di appalto. Ora abbiamo ricevuto anche questo parere, Regione Lombardia ha ricevuto parere positivo, si presenta però il problema della sostenibilità economica in capo a Condotte S.p.A. di andare in questo momento a sottoscrivere il contratto. Non c'è ancora un'autorizzazione del Tribunale di Roma, però in parte il problema parrebbe superato, perché anche nel caso non venisse autorizzata Condotte S.p.A. a sottoscrivere il contratto, pare che le altre consociate siano in grado di sostenere l'intervento e quindi di sottoscrivere per sé sole e in esclusione a Condotte S.p.A. il progetto e quindi il contratto di appalto. Va da sé che nel caso ci fosse invece un venir meno del soggetto aggiudicatario, in automatico subentrerebbe Salini Costruzioni, per cui stiamo in attesa ancora delle motivazioni del Consiglio di Stato dell'udienza che si è tenuta in seduta plenaria ad aprile, e ovviamente se tutti noi confidiamo in un esito positivo a favore ovviamente dell'attuale aggiudicatario, comunque ci sono le riserve di non fare un passo oltre, diciamo, il noto, e quindi attendiamo anche tutti prudenzialmente la conferma da parte del Consiglio di Stato della validità dell'aggiudicazione inizialmente fatta a Condotte S.p.A. Questo è il quadro allo Stato, il cronoprogramma è ancora quello allo Stato, quindi teoricamente 2021, inizio 2022 dovrebbe esserci l'inaugurazione Città della Salute. È pensabile che con questi mesi di blocco tecnico che ci sono stati in capo a Condotte S.p.A. ci sarà probabilmente uno spostamento, almeno che tenga conto di questi mesi di blocco che si sono venuti a creare per fatti ovviamente terzi non imputabili agli enti. Questa è la ragione per cui credo che incominceremo a discutere. Però allo stato degli atti noi ci stiamo muovendo come ente, e anche Regione Lombardia in questo momento si sta muovendo, tenendo conto ancora del cronoprogramma vigente allo Stato. Poi se subentreranno modifiche ve ne daremo immediatamente contezza, come abbiamo sempre fatto, perché su questo operiamo come anche in tutti gli altri interventi, operiamo con il massimo della trasparenza. Mi sembra di aver risposto a tutte le richieste e gli elementi portati all'attenzione dell'amministrazione. Grazie. Grazie a lei, Assessore La Miranda. La parola alla consigliera Chitto Monica, prego. Ringrazio l'assessore Miranda soprattutto per quest'ultima parte
molto precisa e aggiornata rispetto alla situazione. Chiediamo la cortesia di essere costantemente aggiornati rispetto a questi passaggi, magari anche con delle informazioni che possono arrivare qua a tutti i consiglieri comunali via mail, perché ovviamente sono passaggi estremamente delicati, non soltanto da un punto di importanti non soltanto da un punto di vista tecnico. A me risulta che la cessione dei terreni avrebbe già dovuto essere fatta nei mesi precedenti, non si giustifica ovviamente con un passaggio elettorale un blocco di, non dico un anno, ma quasi rispetto alla cessione delle aree. Mi auguro che la data del 31 maggio, quando vi incontrerete, sia effettivamente una data in cui riusciate a decidere in modo definitivo quando verranno fatte le cessioni delle aree Regione Lombardia. Non sono soddisfatta rispetto alla risposta che un'amministrazione, certo un'amministrazione parla per atti, ma ahimè temo che quando poi arrivano certi atti sia troppo tardi per fare delle scelte politiche, quindi rimango della, come dire, la preoccupazione permane rispetto all'insediamento di una struttura ospedaliera di tipo generalista, e questa è la preoccupazione, non tanto di un'altra funzione di eccellenza che va benissimo, cioè auspichiamo tutti ovviamente, ma una struttura privata, accreditata di tipo generalista, che era questo quello che girava sulla stampa, ci preoccupa, perché al di là della mia volontà, della sua volontà, della volontà di questo Consiglio Comunale, poi è chiaro che c'è una concorrenza normale, soprattutto in Regione Lombardia, tra pubblico e privato accreditato. E il pubblico, ne abbiamo, cioè abbiamo già l'ospedale Bassini, abbiamo l'ospedale Città di San Giovanni, abbiamo un privato accreditato che è la Multimedica, ci manca un quarto, chi rimane sotto? Insomma, lo sappiamo che il nostro ospedale ogni tanto qualche problema ce l'ha. Per questo che dico che il ruolo dell'amministrazione comunale come regista, non soltanto dell'urbanistico ma anche del piano dei servizi, è fondamentale e non può limitarsi a dire mi spiace assessore, noi non possiamo entrare nel merito della questione, parliamo per atti. Forse si può anche dire sul nostro territorio un ospedale generalista, anche che no, ne abbiamo già tre a distanza di pochi minuti. Tutto il resto ben venga, ne parliamo, ma su questo no. Almeno questa è la mia personale posizione, la nostra personale posizione politica, lo è sempre stato. Dopodiché prendo atto che c'è un atteggiamento, almeno plasticamente in consiglio, non attivo nella regia della pianificazione dei servizi. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Andiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, interrogazione comunale del consigliere Vincenzo Di Cristo, protocollo generale 3918, relativa alla presenza del circo con animali sul territorio cittadino del 12 al 29 gennaio 2018. Do la parola al consigliere Vincenzo Di Cristo. Sì, grazie Presidente. Ma io questa interrogazione la faccio giusto perché era stata presentata, ma in realtà per cui chiederò anche una risposta breve da parte dell'assessore, già in sede di approvazione del regolamento di polizia urbana è stato sottolineato questo aspetto, appunto relativo al fatto che la città di Sesto San Giovanni potesse ospitare spettacoli con animali, che un escusso politico, tra altre cose sottolineavo che l'attuale maggioranza, tra le file dei consiglieri dell'attuale maggioranza sedeva anche una ex consigliera che era stata eletta col voto degli animalisti, per cui anche qui era una domanda all'amministrazione come poteva ospitare spettacolo con animali sul territorio quando tra le proprie file aveva un rappresentante degli animalisti. Ripeto, a me interessava perché sono sensibile al tema sulla protezione degli animali, pur senza essere stato eletto col voto specifico degli animalisti. L'amministrazione mi aveva già dato, nella persona dell'assessore La Miranda, rassicurazioni sul fatto che la città di Sesto, quantomeno in futuro, sarà molto difficile se non impossibile che possa ospitare circhi o spettacoli che vedano gli animali come protagonisti indifesi, per cui vabbè, non mi dilungo oltre, aspetto la risposta dell'amministrazione che tra le altre cose nella risposta scritta, ecco qui è un attimino più
puntuale, perché parla di in considerazione della diversa sensibilità, ma vabbè, lascio la risposta all'assessore e poi replicherò per dopo, in, cioè risponderò in sede di replica. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Do la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come diceva il consigliere Di Cristo, l'interrogazione è antecedente a una serie di eventi, per cui non sto a trattare la parte introduttiva dove appunto il Circo Millennium fa regolare richiesta, ma vado alla parte che riguarda la presenza di animali, giusto per dare qualche informazione in più anche ai cittadini. L'attività circense in oggetto prevedeva la presenza di animali, pertanto il SUAP in data 2 gennaio 2018 ha provveduto a trasmettere al distretto veterinario la documentazione utile ai fini del rilascio del parere di competenza. Il verbale di ispezione ATS Milano è stato dallo stesso trasmesso all'ufficio tutela animali del Comune, così come previsto dal regolamento comunale per il benessere degli animali. L'Ufficio Diritti Animali ha espletato quindi i controlli di propria competenza in collaborazione con la Polizia Locale e i veterinari ATS Città Metropolitana di Milano in data 11 gennaio 2018, questo al fine di verificare le condizioni di detenzione degli animali presenti nel circo. Il parere favorevole del Dipartimento Veterinario, unitamente all'acquisizione di tutta la documentazione prevista, ha consentito il rilascio dell'autorizzazione. In considerazione della diversa sensibilità che nel corso degli anni si è venuta a creare nella cittadinanza in materia di diritti degli animali, si ravvisa la volontà di questa amministrazione di proporre una modifica al regolamento comunale per il benessere degli animali. Dopodiché c'è stata la modifica del regolamento di polizia urbana e quindi in quella sede abbiamo trattato la materia, per cui siccome è già stata oggetto di trattazione è inutile ripeterci. Grazie. Grazie a lei, assessore Magro. La parola al consigliere Di Cristo. Allora, ovviamente ringrazio per la risposta dell'assessore. Sottolineo con piacere che il fulcro politico e di quello che a me premeva personalmente, ma che interessa i cittadini sensibili al tema della dignità e della protezione degli animali, è racchiuso nelle ultime quattro righe. Infatti, giusto per essere un pochino più precisi per chi non aveva seguito questa partita, è vero che con il nuovo regolamento di polizia che è stato licenziato nell'ultimo consiglio comunale, se non vado errato, da noi, abbiamo trovato delle norme, dei vincoli urbanistici che di fatto non permettono l'attendamento di circhi con animali, perché di fatto non risultano spazi idonei sul territorio, ma mi piace la risposta che era stata data antecedentemente appunto al regolamento, l'impegno in qualche modo di questa amministrazione che parla proprio che in considerazione della diversa sensibilità si propone una modifica al regolamento comunale e per cui di fatto questa amministrazione non solo con norme urbanistiche, quindi con uno stratagemma, chiamiamolo uno stratagemma, di fatto non vietiamo l'attendamento di circhi, ma è anche una volontà di questa amministrazione, quindi è in linea in questo caso, i circhi non sono graditi in questa città, più che altro i circhi con gli animali ovviamente inteso, quindi tutti gli spettacoli che possono vedere gli animali, loro, a loro ovviamente insaputa, attori inconsapevoli di uno spettacolo che a mio parere, ma a parere di tanti, nel 2018 non ha più ragione di esistere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Andiamo all'ordine del giorno, il punto 9 dell'interrogazione, sempre del consigliere Di Cristo, protocollo generale 3916, relativo alle bonifiche aree prospicienti, abitazioni di via Livorno 276. La parola al consigliere Vincenzo Di Cristo. Grazie, Presidente. Sorrido perché sembra, vabbè, cioè sono un po' arretrata, ecco, se sembra che ne faccia solo tutte io le interrogazioni. Questa interrogazione è relativa alla richiesta che mi è stata fatta dagli abitanti, specificatamente degli abitanti di via Livorno 276, in quanto il 15/10/2017 si è tenuto un incontro tra il sindaco e la cittadinanza in merito al progetto di interramento della famosa linea di alta tensione e alcuni cittadini sembra che avessero chiesto in quell'occasione se venisse prima bonificata l'area del parco della media valle dell'Ambro e il sindaco aveva risposto che l'area era stata già bonificata. Invece ad alcuni cittadini, i residenti,
non risultava di fatto la bonifica fatta di fronte alle case ERP di via Livorno, appunto al civico che ho citato prima. Questa interrogazione è fatta soltanto, perché poi ovviamente ho ricevuto la risposta, ma anche qui lascio spazio all'amministrazione in risposta, per fugare ogni dubbio e ogni giustificato timore da parte di quei cittadini che avevano paura di avere la propria abitazione su un'area prospiciente laddove non era stata fatta, a loro risultava, una bonifica. Vabbè, comunque lascio la risposta all'amministrazione e poi replicherò. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola all'assessore Mago. Prego, assessore. Grazie, presidente. Non sto a rifare tutta la cronistoria perché sono due facciate, quindi andiamo alla sintesi. Per cui propongo la domanda che lei fa e la relativa risposta. La veridicità di tutto quanto sopra sintetizzato è riportato. La risposta del sindaco è corretta, la maggior parte dell'area interessata dal progetto di interramento è stata già bonificata e restituita agli usi legittimi. Su circa 1000 metri lineari, solo 250 metri lineari sono ancora interessati da passività ambientali. Su questa porzione ci si avvarrà dell'articolo 34,7 della legge 133, eccetera. Le do un aggiornamento perché ad oggi l'ufficio tutela ambientale ha provveduto a espletare i relativi atti e quindi individuando la ditta che poi sarà incaricata per la rimozione di quei rifiuti. Punto 2. Se i terreni di fronte alle case ERP di via Livorno 276 siano già stati oggetto di bonifica. Di fronte al civico 276 l'area è stata bonificata e certificata dall'ente preposto, Città Metropolitana, con l'emissione della certificazione di completamento degli interventi di bonifica area ex orti di via Molino Tuono e area del futuro parco urbano agricolo. Punto 3. In caso positivo di voler fornire la documentazione, in allegato a questa interrogazione si trovano appunto i documenti richiesti. Prego lei, consigliere De Cristo. Grazie assessore, grazie presidente. Ovviamente io confermo di aver ricevuto le copie dei certificati di bonifica, perché dico questo per rassicurare quei cittadini, i residenti che mi hanno chiesto appunto di presentare, di interessarmi, di presentare apposita interrogazione. Ovviamente sono disponibile a fornire copie dei certificati di bonifica che attestano quanto testé appena affermato dall'assessore, o comunque ritengo che siano a disposizione dei cittadini laddove dovesse aver dei dubbi. Invito l'amministrazione a metterli a disposizione dei cittadini qualora lo richiedessero. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno, interrogazione sempre del consigliere Di Cristo, protocollo generale 3969, relativa ai controlli da parte dell'amministrazione sulle caldaie. La parola al consigliere Di Cristo. Grazie, dovremmo essere quasi addirittura d'arrivo. Questa interrogazione del 16 gennaio, mi è stato fatto notare da un po' di cittadini che si chiedevano, siccome chi ha il riscaldamento autonomo, ma allora da cosa nasce questa interrogazione? Il periodo, chi se lo ricorda, anche se non era la causa, è stato quando è successo il disastro dell'esplosione della casa che è avvenuto sul territorio sestese in zona Marelli. Ovviamente sull'onda e certifico e confermo che non parliamo di caldaie, lì sono ancora in corso le indagini, ma su quell'onda emozionale un gruppo di cittadini ha chiesto al sottoscritto se i riscaldamenti autonomi, sono tanti presenti sul territorio, infatti non tutti hanno il teleriscaldamento, il riscaldamento centralizzato, per chi ha il riscaldamento autonomo la legge prevede una serie di controlli da parte dell'amministrazione comunale. Per cui con questa interrogazione si chiede se effettivamente questa amministrazione effettua i controlli previsti dalla legge sulle unità, quante unità di dipendenti sono allocati a tale servizio, quindi addetti al controllo da parte dell'amministrazione, quanti sono statisticamente i controlli effettuati, le percentuali sul territorio cittadino rispetto agli impianti e in caso risultasse che i controlli siano sotto la soglia del 50%, conoscere se l'amministrazione intende potenziare o meno tale servizio e l'attuazione del potenziamento del servizio stesso. Anche questa per tranquillizzare quei cittadini che sono sensibili sia ai temi ambientali e sia che si preoccupano ovviamente della sicurezza e della salute
sia propria che dei propri concittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola all'assessore Magro. Grazie Presidente. Con deliberazione di giunta comunale numero 251 del 9 settembre 2015, la precedente amministrazione ha approvato il progetto esecutivo ispezioni sugli impianti di climatizzazione anni 2015-2016, 2017 e 2018, che prevede le ispezioni sugli impianti termici presenti sul territorio di Sesto San Giovanni, e tale progetto propone di procedere a 650 ispezioni annuali, effettuando le ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale, sull'installazione delle valvole termostatiche nelle unità immobiliari, come previsto dalla sopracitata DGR. La società aggiudicataria della gara effettuata è la società NEC e gli ispettori accreditati a effettuare le ispezioni sul territorio di Sesto San Giovanni sono attualmente 8. Considerato che il numero di impianti presenti nel territorio del comune di Sesto è di circa 10.000 autonomi centralizzati teleriscaldamento, il numero previsto dalla DGR 3965 del 31 luglio 2017, articolo 20,7, prevede che l'autorità competente debba effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti. Inoltre il comma 10 prevede che se l'autorità competente provvede all'accertamento documentale, come effettuato dal personale presente nell'ufficio impianti termici, le ispezioni in situ non possono essere inferiori al 3% degli impianti presenti. Pertanto il numero previsto di ispezioni risulta essere non inferiore a 300 impianti. Ad oggi sono stati controllati per il periodo 2016-2017 710 impianti tra autonomi e centralizzati, pari quindi al 7,1%. L'amministrazione attuale intende procedere ai controlli come imposti dalla normativa. In merito al punto 3 dell'interrogazione, si comunica che i controlli non devono essere superiori al 50%, ma superiori al 3%, come precedentemente illustrato. Grazie, prego consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, nulla da aggiungere, così siamo brevi, grazie per la risposta, ovviamente niente da aggiungere, soddisfacente, passerò anche questi dati, li trasmetterò a chi mi ha richiesto di presentare, di interessarmi su questo problema, grazie. Grazie a lei, andiamo al punto 11 dell'ordine del giorno, interrogazione del consigliere comunale Di Cristo Vincenzo. Protocollo generale 4289 relativa all'emergenza abitativa e al nuovo regolamento regionale. La parola al consigliere Di Cristo. Sì, grazie, sono rimasto in piedi apposta. Eh sì, tutta la sera così dimagrisco anche. Allora, mi riferisco a questa interrogazione, anche questa di gennaio 2018 siamo, si riferisce a quanto pubblicato su Quotidiano in Giorno, che trattava delle difficoltà nell'applicazione del nuovo regolamento regionale per l'assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica del Comune e di Aler, in quanto venivano fatti degli esempi che in alcune situazioni, in alcuni anche casi limite, non solo, il regolamento mal si adattava alla realtà e alle necessità sociali, per cui anche l'Unione Inquilini si era coltivata in questo caso, lamentava, evidenziava i vulnus della legge regionale, e sottolineando ovviamente, perché è giusto che lo facciano loro, i casi paradosso che si vengono talora a creare con l'applicazione di questo nuovo regolamento, per cui interrogo questa amministrazione su che soluzioni intende dare alle famiglie sfrattate che vengono sfrattate, famiglie in albergo, famiglie in residence, famiglie affidate ad ARCA, famiglie in subaffitto, eccetera, che soluzioni intendono prendere per chi si trova in stato di bisogno, essendo proprio quelle persone che maggiormente sembrerebbero siano penalizzate dal nuovo regolamento regionale. Questo da quanto sottolineato dall'articolo di giornale, da alcuni casi limite che si erano presentati, la volontà e la tempistica di incontrare, perché tra altre cose l'Unione Inquilini lamentava di non essere ricevuti dall'assessore alla partita, di non essere ascoltati da questa amministrazione, e la volontà di aggiornare costantemente eventualmente il Consiglio Comunale in materia su un tema che ovviamente su questo, sottolineo, è estremamente delicato, come ha già sottolineato l'assessore nella precedente risposta, ovviamente è un tema delicatissimo,
caldo, purtroppo, ahimè, e che interessa una vasta area del nostro territorio, ma anche di territori adiacenti al nostro, quale possa essere il capoluogo di Milano, che ce l'abbiamo di fianco, piuttosto che comuni più piccoli. Ahimè, è un male che sta prendendo sempre più piede nelle realtà territoriali. Grazie. Grazie consigliere De Cristo, do la parola all'assessore D'Amico. Prego assessore. Grazie presidente. Consigliere, continuiamo nel nostro dialogo questa sera, che è un dialogo che sta portando via mezzo consiglio. Però giustamente lei ha sottolineato aspetti importanti, è giusto rispondere e rispondere in modo completo. E anche in questo caso ha toccato un punto che in parte abbiamo già iniziato a toccare con la prima interrogazione, ma che io adesso vorrei svolgere in modo un po' più completo. Quindi, Presidente, non me ne voglia se magari mi dilungo un attimino, ma è giusto rispondere in modo corretto a queste interrogazioni, perché toccano momenti, cose di estrema importanza e sulle quali c'è tanto da dire. Ed è ecco, il Presidente mi fa il conto dei minuti, però spero, visto, secondo me è un atto di correttezza anche nei confronti dell'interrogante, visto che l'interrogante ha presentato queste interrogazioni ormai un po' di tempo fa. Questa è del 17 gennaio. Siamo leggermente in ritardo nel darla, almeno che gliela posso dare completa e una risposta non stringata, giusto per rispondere a un'interrogazione. A me fa piacere dare risposte complete, perché non è il momento dell'interrogazione. In alcune amministrazioni, da alcuni amministratori, è visto come la rottura di scatole di dover raccontare due storielle a quelli dell'opposizione. Io non la vedo così. Io la ritengo una delle funzioni fondamentali, quella dei consiglieri comunali, di poter fare interrogazioni, ed è giusto e corretto che la risposta sia completa e più ampia possibile. Quindi inizio a dire che lei è molto attivo nel leggere tutti i giornali, tutti gli articoli che escono. È vero. C'è anche qualche sindacato degli inquilini che è molto attivo nel fare delle polemiche. Come lei sa benissimo, non c'è solo quel sindacato, ce ne sono tanti altri. Guarda caso ce n'è solo uno che continua a fare articoli, perché concettualmente loro ritengono e hanno una visione un po' diversa forse dalla nostra di come deve essere gestita la problematica della casa. Però devo dirle che con l'Unione Inquilini, nonostante partiamo da impostazioni diverse, io ho aperto un dialogo che continua. Noi almeno una volta al mese abbiamo un incontro nel quale ci confrontiamo e dove fornisco anche informazioni che ci chiedono. Quindi è un metodo di lavoro che mi sono dato, quello di non lasciar perdere anche le richieste di incontro che arrivano da associazioni che magari, o sindacati che hanno idee diverse dalla mia, ma non per questo devono essere snobbati. Poi non concorderemo magari su le linee politiche che noi stiamo tenendo, però il dialogo c'è, glielo assicuro, ed è continuativo. Abbiamo ormai istituito proprio questi incontri continui. Lei ha sottolineato il tema del nuovo bando, ma più in generale di come si risponde. E allora devo prenderla più in generale, perché è un'interrogazione che ha un spettro ampio. Devo dire innanzitutto, come ho già sottolineato, la situazione difficilissima che ci siamo trovati, devo dire innanzitutto che noi, in quello che stiamo facendo e che faremo, non faremo come è stato fatto in precedenza. Su quello può stare tranquillo. Perché? Perché una parte, se siamo arrivati a quei 21 milioni di cui abbiamo parlato in questi giorni sulla situazione finanziaria, è anche a causa di una pessima, direi disastrosa gestione della problematica della casa, che ha portato questo ente a sperperare centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro ogni anno in una tipologia di assistenza che noi riteniamo in buona parte sconsiderata, perché avveniva
in base a metodi di azione poco trasparenti. E cosa significa quello che sto dicendo? Che a lato dello strumento principale, che era il bando generale per l'assegnazione delle case ERP, e quindi con questa graduatoria infinita di 600-700 persone messe tutte in ordine e che poi mano a mano, quando si liberava una casa, veniva assegnata dopo una verifica dei requisiti, verifica che veniva fatta molto spesso in modo troppo veloce e troppo poco preciso, e per essere molto soft, e che troppo spesso veniva utilizzata in modo errato nella sua parte destinata alle assegnazioni in deroga, che dovevano essere non superiori al 25% delle assegnazioni in base alla graduatoria, ma che normalmente sforava e quindi si superava la deroga, e quindi la deroga è suscettibile di dubbi, perché sai, finché c'è una graduatoria precisa è un conto, quando tu peschi delle persone da fuori e le fai saltare tutta la fila nascono tanti dubbi, ma comunque qui le assegnazioni in deroga venivano fatte in modo molto spesso superiore alle percentuali che erano consentite. Quindi, a parte questo, la graduatoria base, venivano utilizzati sempre di più altri metodi, come l'utilizzo, uno di questi era la fondazione H, si utilizzava questa fondazione in base a una convenzione addirittura fatta neanche in consiglio comunale, ma neanche in giunta comunale, ma fatta dal dirigente che approvava di sua iniziativa, senza nessun input politico formale, neanche di giunta, una convenzione, senza neanche impegnare una spesa ben definita, un accordo quindi con questa fondazione e con l'unica cosa certa la cifra giornaliera dei 55 euro al giorno, senza neanche sapere quante famiglie e preventivare quante famiglie. Capite che assegnare in questo modo, noi ce ne siamo trovati 22 di famiglie inserite in questo modo, quindi a una cifra di 1700 euro al mese. E sapete che con 1.600 euro al mese ne puoi affittare 3 di appartamenti, una per ognuna, e non era neanche quantificato il numero di quante famiglie sarebbero state inserite. Quindi l'ente continuava a pagare a posteriori, poi ogni due mesi, delle fatture che a fine dell'anno ammontavano almeno 500.000 all'anno per inserimenti di questi tipi. Ma non era mica l'unica tipologia utilizzata, perché sono state utilizzate ad esempio la tipologia delle sublocazioni, che anche lì ha causato un enorme buco di tra entrata e uscita, perché con le sublocazioni noi andavamo ad essere a spendere circa 450.000 euro all'anno con le sublocazioni, e l'entrata era, se va bene, il 20%, perché poi già quel poco che dovevano pagare le famiglie che venivano inserite in sublocazione, che era sempre molto meno, se andava bene un quarto dell'affitto che pagava il comune al proprietario della casa, molto spesso non veniva pagato, perché non gli veniva intimato di pagarlo. E perché ci siamo accorti, noi in questi mesi abbiamo fatto una ricognizione sulle sublocazioni su tutte le famiglie, le 46 che abbiamo trovato inserite in sublocazione, noi abbiamo il quadro esatto di chi sono, cosa fanno, chi lavora, chi non lavora, chi lavora in nero, chi lavora in chiaro, chi ha figli, chi non ha figli, e quanti viaggi all'estero hanno fatto. Ci siamo accorti che la buona parte di queste famiglie ormai considerava la spesa per quel modico affitto una cosa da non considerare nel proprio budget familiare, perché ci siamo accorti che magari facevano 5 viaggi intercontinentali per tutta la famiglia e poi non ti pagavano i 250 euro al mese di affitto, perché l'affitto non era più considerato, l'affitto a casa era gratis, non glielo chiedeva nessuno,
nessuno glielo imponeva di pagarlo. E quindi nel budget familiare anche di persone che hanno un certo reddito, anche di 10-15 mila euro, 18 mila euro all'anno, non veniva considerato. Questa era la situazione. E questo ha ulteriori soldi che noi tiravamo fuori in continuazione, senza fine. Stranamente poi, ad esempio, con Fondazione Arca, il 21 famiglie su 22 erano straniere. Non si capisce come mai gli italiani non avevano bisogno di casa, solo gli stranieri avessero bisogno di casa. Questa è una cosa che non si riesce a capire, perché io vedo tanti italiani che hanno bisogno di casa, anzi, sono di più di italiani. Come mai poi tutti gli stranieri avevano queste case, non si sa. Stessa cosa nelle sublocazioni. La grande, stragrande maggioranza sono sempre stranieri e devo dire che la cosa non c'è stata molto chiara. Ad esempio, nelle sublocazioni abbiamo trovato 27 famiglie straniere e 17 italiane. Anche qui non si capisce bene quali fossero i criteri, perché non sono chiari. Non si è capito quali erano i criteri. Non c'erano, delle regole precise approvate che stabilivano in che modo inserire le persone in sublocazione. E la morosità altissima, come ho detto, questa è un'altra cosa che noi stiamo cercando di sistemare, non faremo più questo metodo di azione, perché è impossibile anche sostenerlo economicamente, perché è folle sperperare i soldi in questo modo dell'ente pubblico che poi va in dissesto, quasi in dissesto. Perché poi i soldi, i conti tornano alla fine. Quando si sperperano i denari pubblici, alla fine i soldi finiscono. Perché noi non abbiamo il pozzo di petrolio come in Texas o come in Arabia Saudita, che ci tira fuori il petrolio tutti i giorni, i barili di petrolio. E quindi quando sono finiti, sono finiti. Un altro caso che devo sottolineare, e anche su questo è stato oggetto anche questo di un'informativa di giunta, quindi questi sono fatti conclamati che noi stiamo mandando poi sistematicamente alla Corte dei Conti e a chi di dovere perché siano verificati, è quello delle famiglie sistemate presso la Casa Albergo. Non so se tutti sapete com'è la situazione della Casa Albergo. Questa è una struttura di 80 camere a 50 metri dalla metropolitana, quindi struttura ricettiva interessante, e che in base a questo accordo fatto 20 anni fa, che adesso è scaduto, quindi adesso noi faremo un avviso di evidenza pubblica per trovare nuove soluzioni che non siano quelle attuali, perché la soluzione attuale era quella di un affitto di 400 euro all'anno, pagavano 400 euro all'anno e avevano 80 camere, 110 posti letto da mettere a pagamento in centro, più in centro. Quindi capito? In più le spese erano nostre, le spese erano a carico dell'amministrazione. Sì, anche la straordinaria, per l'ordinario l'avevano fatta loro, hanno fatto comunque dei lavori in base alla convenzione 20 anni fa, quello bisogna dirlo, che erano stati fatti dei lavori in base. Però capite, non è più possibile, a noi ci costa solo il mantenimento di quella struttura circa 60.000 euro all'anno e gli incassi non li abbiamo noi, li ha la fondazione. E non solo, noi paghiamo una cifra annuale perché inseriamo a pagamento senza sconti delle famiglie, anche qui scelte, non si capisce bene in base a che motivo, delle famiglie inserite nella struttura per un importo di 72.000 euro all'anno. Quindi anche lì quella struttura che potrebbe rendere a noi invece, per noi è un buco enorme ogni anno di 140.000 euro di importo. Anche questo non lo faremo, non si può andare avanti così. Allora cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso, Presidente, però qui è una situazione che bisogna spiegare. Chiedo venia per questo, ma penso che sia utile anche, soprattutto poi per il Consiglio di minoranza dell'interrogante, essere messo al corrente bene. Quindi queste sono cose che noi non porteremo più avanti. Bisogna trovare altre soluzioni. Noi abbiamo tanto fermato quello che si stava facendo prima,
mano a mano stiamo andando a verificare. Non è stato facile, perché anche tirar fuori, capire tutto quello che veniva fatto e come e perché veniva fatto, è stato molto difficile. Ancora adesso non abbiamo il quadro completo della situazione perché, ripeto, il dirigente, la responsabile, appena noi siamo arrivati, sono andati via e ci hanno lasciato lì. E capire tutte queste assegnazioni, trovare i documenti, è molto difficile. Anzi, devo dire che alcune cose non hanno riscontro oggettivo su nessun pezzo di carta. Questa è la cosa molto grave. Mentre gli unici riscontri veri erano i pagamenti con fatture a posteriori in tutte queste situazioni. Dopo non si impegnava prima, dopo si spendeva, arrivava la fattura e poi si pagava. E questo nella pubblica amministrazione non è il metodo di lavoro giusto. Quindi non possiamo più andare avanti in questo modo. Abbiamo deciso di, siamo stati bravi nell'essere individuati dalla Regione, lo ripeto perché non è una cosa da poco, è stata forse da poco considerata, questa non è una cosa da poco, aver potuto applicare subito la nuova legge regionale. Perché? Per due motivi. Il primo, perché abbiamo dato subito una risposta corretta. Abbiamo finito di assegnare le case con quei metodi precedenti e abbiamo dato una risposta immediata, perché quella deve essere la via prioritaria. E c'è chi dice non basta, eccetera, e poi vi dirò i numeri, vi dico perché già quello fa tanto. Poi non ci limiteremo a quello, stiamo prevedendo di andare avanti anche con altre iniziative, ma siamo partiti con quella, e l'importanza non è solo perché noi abbiamo già messo 50 appartamenti a dicembre e abbiamo chiuso a gennaio il bando e abbiamo ormai quasi assegnato tutti questi 50 appartamenti, ma perché, come dicevo, li abbiamo assegnati in un modo assolutamente innovativo, che è quello di una nuova legge, che però, come tutte le nuove leggi, all'inizio può avere delle piccole problematiche. E la Regione ben ha fatto a individuare un periodo di prova, un periodo di sperimentazione. E quindi noi siamo stati quelli che hanno sperimentato e hanno avuto la voce in capitolo, abbiamo potuto dire alla Regione tutte le problematiche che sono nate. E quindi io le abbiamo dette tutte, le abbiamo scritte tutte. Adesso non sto qui a leggere tutta sta cosa perché sennò perdiamo altri. Però abbiamo verificato, le dico, che la correttezza di questo nuovo sistema. Ma abbiamo anche verificato che soprattutto l'innovazione fatta di utilizzare il metodo informatico ha creato, e questo metodo completamente innovativo, perché non si fanno più le graduatorie come venivano fatte prima, con una lista enorme di 700 persone, poi mano a mano il primo prendeva la casa. Adesso è cambiato tutto, si fanno dei bandi e se ne faranno di più di uno durante l'anno, per ora ne abbiamo fatto uno, dove si mettono degli appartamenti, il cittadino può scegliere quale di quegli appartamenti preferisce e opzionare 1, 2, 3, 4, fino a 5 di questi, e partecipare e correre per prendere quell'appartamento. Tutto con iscrizione informatica. Un cittadino lo può fare anche da casa, se ha il lettore della tessera regionale. Se non l'ha il lettore della regionale, allora viene nei nostri uffici. Devo dire che la maggior parte è venuta nei nostri uffici. Gli uffici di ambito, quindi Sesto, Cologno e Aler, perché tutte le case messe da Sesto, da Cologno e da Aler sono finite in questo calderone di 50 appartamenti offerti. Abbiamo avuto 262 richieste sui 50 offerti e abbiamo riscontrato delle problematiche soprattutto nella parte dell'assegnazione. Infatti il bando si è chiuso, e questo lo devo, è inutile nasconderci dietro al fico, la realtà è questa, che ci sono state delle problematiche nell'assegnazione, adesso vi spiegherò perché, che ha fatto sì che ancora non tutte le 50 case sono state assegnate. La buona parte sì, ma non. E perché con questo sistema, abbinato al sistema che la legge ha previsto, che è quello delle quote per determinate categorie, si è creata una problematica, e associato al fatto che ognuno non è più una lista infinita, ma sulla stessa casa, è venuto fuori che
se un cittadino che è indigente richiede alcune case e noi come prima categoria che dobbiamo selezionare sono gli indigenti, e gli indigenti hanno una riserva di del 20%, noi sulle 50 case abbiamo individuato 10, cioè avevamo un numero di 10 indigenti ai quali assegnare l'abitazione, ma gli indigenti erano più di 10. Quindi i 10 indigenti col miglior punteggio sono stati scelti nelle loro prime scelte. Può darsi che in una determinata abitazione quell'indigente che abbiamo scelto sulla casa numero 1, che era il primo della lista degli indigenti e quindi è il primo a prendere la casa, poi al controllo dei requisiti che lui aveva autocertificato su internet, verifichiamo che ci ha raccontato delle storie. E quindi salta. Ma se mi salta quello che aveva indicato a casa 1, non è detto che ci sia il nuovo indigente che entra nella casa 1, magari entra nella casa 10. E quindi bisogna, non si possono assegnare tutte nello stesso momento, bisogna assegnarne una alla volta, controllare i requisiti per quel singolo, se quello salta si cambia tutta l'assegnazione, poi si va al numero 2, 3. Allora, queste sono cose che abbiamo segnalato per cercare di migliorare. Quindi la Regione adesso farà dei miglioramenti con delle direttive per affinare queste cose. Ma nel complesso la legge è molto corretta. Cioè, devo dire che noi siamo arrivati ad assegnare in base alla nuova legge, e nello stesso momento abbiamo fatto, grazie alla Regione che ci ha dato la possibilità di applicare ancora la vecchia graduatoria nelle more dell'approvazione definitiva della nuova legge, quindi abbiamo applicato anche la vecchia graduatoria e siamo andati con un controllo rigoroso dei requisiti, siamo arrivati fino al 130° della vecchia graduatoria, ma col controllo dei requisiti rigoroso dei 130 ne sono usciti assegnabili 14. Anche perché molti di questi, visto che avevano partecipato un anno e mezzo fa a questa graduatoria, non avevano più al momento i requisiti che magari avevano al momento da fine 2016 o all'inizio 2017. E quindi noi siamo riusciti ad assegnare già 20, adesso vi do il numero, scusate perché qui i fogli sono tanti, noi abbiamo già assegnato un numero rispetto ad altri anni molto alto, perché noi partiamo dai 50 appartamenti messi a bando, più 15 fuori dal bando, 15 siamo arrivati, perché c'era anche uno per forza dell'ordine, quindi 14 più 1, 15, più 3 a canone moderato, noi siamo arrivati a 68 appartamenti che sono già stati assegnati o saranno assegnati nei prossimi 2 mesi, perché è solo una questione di controllo di requisiti. 68 appartamenti. In passato i numeri non erano così. E quindi già solo con questa misura, con questo nostro metodo d'azione, stiamo dando risposte più alte di quelle che c'erano prima. Pensate che nel 2015 erano state assegnate 20 case col bando, nel 2016 erano state assegnate 20 case col bando e 14 in deroga, più 2 casi sociali, quindi 16 in deroga, anche qui il 25% in deroga non era stato, quindi 36. E faccio l'esempio del 2016 per prendere un anno a caso, rispetto alle 68 che stiamo dando noi. Poi erano state inserite altre persone nel 2016, con la sublocazione e con quell'altro CH, per arrivare però a numeri che erano sempre inferiori ai 68 che stiamo assegnando noi. Quindi tutte le misure messe in atto prima, che ci portavano a quello sperpero di denaro, hanno dato un risultato in termini di assegnazioni minore di quello che noi abbiamo fatto nei primi 6 mesi dell'anno senza sperpero di denaro pubblico.
E non solo, e vi dico anche una cosa, mentre prima gli stranieri, come avete visto, erano in numero esorbitante, adesso noi non abbiamo discriminato nessuno, ma nelle 25 che materialmente abbiamo già assegnato e sono già entrati in casa con le chiavi, c'è anche uno straniero, quindi non c'è una discriminazione, ma lo straniero c'è, ma non ce ne sono più il 70% come prima. Quindi questa non è propaganda, sono numeri e sono dati. Allora, se non le va bene i numeri e i dati, io non so cosa dire. Io sto rispondendo al consigliere Di Cristo che ha fatto un'interrogazione chiedendo queste cose. E gli sto dando una risposta corretta, dando i numeri, i dati di tutto quello che è stato fatto e di quello che stiamo facendo. Però vedo che qui mi fanno segni, ci sarebbero tante altre cose, perché potrei andare avanti altre due ore a parlare di questo, andare un po' più nel particolare. Però avete capito, credo, il concetto generale, ecco. E quindi, consigliere Di Cristo, io la ringrazio ancora per il suo interesse per questo tema della casa. Mi fa piacere poter venire in consiglio comunale a raccontare come stanno davvero le cose sotto l'assegnazione delle case. Dopo questa dichiarazione di affetto, consigliere Di Cristo, a lei la parola. Grazie Presidente, lei sa che sono in questo caso, ovviamente ringrazio per l'esaustivissima risposta. No, adesso parte per gli scherzi, perché il tema richiede anche serietà, capisco l'ora tarda eccetera. Io sullo scritto infatti ho ricevuto una risposta che ovviamente è stata trattata dall'assessore, e la parte di difficoltà dell'applicazione, il bonus del nuovo regolamento, ha preferito sottolineare più cosa state facendo, la situazione trovata eccetera, ma nella risposta scritta, certo, nella risposta scritta vedo che onestamente ha sottolineato, anzi addirittura ha ampliato quelle che erano i bonus trovati dagli interessati. Mi basta sapere, per quello che mi riguarda e per le persone che mi hanno chiesto ovviamente lumi in merito, che c'è l'impegno e da parte dell'amministrazione nel sottolineare e nel risolvere, nell'aiutare a risolvere questi meccanismi che ovviamente vanno, ecco, lei mi conferma che è stato tutto mandato in regione e ovviamente l'interesse da parte della regione nel creare meccanismi che siano un pochino più, meno, mi passi il termine, farraginoso, meno un po' più automatici, va bene il controllo, va bene tutto, perché lei sa che proprio perché la situazione è grave, la richiesta è tanta, più acceleriamo i tempi, fatti salvo i controlli legittimi, che deve fare un'amministrazione, però una risposta è sempre troppo poco quello che l'amministrazione fa, sia sul capo sociale sia in questo caso specifico. È ovvio che se possiamo migliorare il meccanismo, questo ben venga, anche con l'aiuto, se serve, dell'opposizione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Interrogazione numero 12, rimanga in piedi. Non sono previsti interventi, però. No, è in merito all'articolo 69, mi scusi. Richiamo al regolamento, posso... Grazie Presidente. Allora, articolo 69, richiami al regolamento, all'ordine dei lavori o alla priorità di una votazione. Ecco, in questo caso direi che i tempi si sono nettamente dilatati, direi che forse una commissione sarebbe chiaramente indicata per spiegare tutte le cose e dopo tre segnali di sospensione dell'intervento siamo andati avanti e a mio avviso insomma c'è forse anche qui forse poco rispetto del regolamento. Grazie. Allora io le rispondo, se me lo concede. Sono d'accordo con lei che ci siamo andati oltre i tempi stabiliti, attenzione, però c'era una richiesta e una volontà specifica di portare tutte le interrogazioni per metterle e per discuterle in modo ampio e preciso. Ora capisco che in alcuni momenti anche a me mi è sembrata un po' lunga, però segnalare e precisare esattamente penso che sia un'operazione che faccia bene a tutti, quindi comunque controlleremo più attentamente i tempi. Punto 12,
interrogazione dei consiglieri di Cristo, la 4287, relativa alle irregolarità riscontrate dal Ministro Economia e Finanze delle farmacie comunali di Sesto San Giovanni. Sì, grazie Presidente. Stavolta tardi, sarò più veloce possibile, sarò velocissimo. Allora, quanto riportato anche qui dalla stampa, ma è una cosa che sappiamo, più volte ribadito in vari consigli comunali e nella passata amministrazione, ma anche nell'attuale, comunque in data 6 gennaio 2018 è stato dato risalto alla notizia dell'ispezione da parte del MEF sull'operato delle farmacie comunali SRL. In calcio all'articolo vi era un commento appunto del sindaco, che ovviamente invito a confermare, che affermava che si riservava di valutare un'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili autori delle irregolarità riscontrate dal Ministero e nei confronti di coloro che appartenevano agli organi di controllo soprattutto. Questo mi preme sottolinearlo e poi quando parleremo, anticipo già, del bilancio, lo riprenderemo questo punto sugli organi di controllo, giusto per sottolineare, i quali hanno avvallato tali discrasie. Più volte, tra parentesi, e questo mi dispiace anche in questo caso che non ci sia il vice sindaco pro tempore che ha dato le dimissioni, mi ricordo che una sera proprio in quest'aula, rivolto alla consigliera Chittò, l'ex sindaco, sbattendo la vice sindaco rivolto alla consigliera, all'attuale consigliera Chittò, sbattendo la cartellina sul tavolo e facendo uno show agli atti, parlava di azioni di responsabilità verso gli autori del disastro delle farmacie, per cui già compreso, oltre ai rilievi del MEF, anche di quei famosi 5 milioni che Dio non voglia che abbiano a pagare o abbiano pagato solo e unicamente i cittadini. Per cui in merito interrogo questa amministrazione se effettivamente è ancora volontà promuovere un'azione di responsabilità, ripeto, sia nei confronti di chi ovviamente ha commesso ciò che è stato rilevato da MEF, ma anche da parte che siano sottoposti ad azioni di responsabilità anche gli organi di controllo che hanno avvallato tali situazioni ambigue. In caso affermativo, se ha ancora volontà di perseguirla, quantomeno di portare all'autorità giudiziaria, di conoscere in che tempistica questa amministrazione intende presentare azione di responsabilità, quantomeno doverosa nei confronti di questa cittadinanza che spesso si è trovata in me a pagare scelte fatte da una certa modo di far politica, e non mi riferisco solo alla precedente amministrazione, e poi vedremo anche perché, ripeto, quando parleremo del bilancio, e la necessità, su questo la prego signor sindaco, di informare costantemente quest'Aula. Quantomeno questo mi sembra doveroso. Grazie. Grazie a lei consigliere, do la parola al signor sindaco. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il consigliere Di Cristo per l'interrogazione che non fa altro che dar risalto a quella che è stata la nostra volontà e che è tuttora la volontà di andare a fondo, anche non soltanto trattandosi di soldi pubblici, delle responsabilità che devono essere denunciate in tutte le sedi, così come vedremo anche sulla questione del bilancio comunale, anche in questo caso, in caso in specie delle farmacie, la situazione era analoga prima del risanamento, pagato con i soldi ovviamente dei cittadini. Riguardo l'esposto, abbiamo contattato immediatamente la società farmacie comunali SRL, che ci ha fatto aver copie dell'esposto inoltrato in Corte dei Conti. L'abbiamo letto, era abbastanza soddisfacente, rappresentava il percorso di responsabilità che dovevano essere denunciate e che era stato correttamente trasmesso agli organi competenti, che poi gli ho fornito anche una copia nella massima trasparenza.
Per quanto riguarda invece l'ispezione del MEF avvenuta nel mese del luglio 2017 e la seguente verifica amministrativo-contabile ricevuta in data 21 dicembre 2017, abbiamo subito comunicato a mezzo PEC il 12 di gennaio del 2018 al direttore delle farmacie comunali un riscontro in ordine ai rilievi formulati, con particolare attenzione alla necessità di recuperare le somme erogate indebitamente a soggetti terzi in violazione delle norme indicate dal MEF dove ne sussista l'effettiva fattispecie. In data 20 febbraio 2018 abbiamo convocato nuovamente il direttore delle farmacie per condividere le azioni che la società Farmacie Comunali SRL dovrà attuare e che dovranno essere formalizzate a mezzo PEC sempre al comune di Sesto San Giovanni, in quanto anche le farmacie si stanno facendo assistere da uno studio legale per le attività da svolgere proprio per in risposta anche alle numerose richieste, perché oggettivamente leggendo i riscontri del MEF non erano poche cose, non erano di semplice entità, erano abbastanza corpose, proprio a dimostrazione che in quel lasso temporale di gestione troppe cose erano state svolte in maniera irregolare. E pertanto noi abbiamo chiesto il recupero immediato delle somme indebitamente percepite da soggetti terzi dove certa ed è accertata la violazione, la messa in mora delle somme indebitamente percepite da soggetti terzi dove sono in corso accertamenti per verificare l'effettiva violazione e azioni in attesa di verifica dell'esito del giudizio da parte del MEF alle controdeduzioni delle farmacie comunali SRL. L'amministrazione comunque si riserva la possibilità, a conclusione dell'iter del procedimento del giudizio del MEF, di porre in essere ulteriori azioni e ulteriori segnalazioni alla Corte dei Conti non appena abbiamo tutta la documentazione, che è abbastanza corposa. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Consigliere Di Cristo. Sì, grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per la risposta. E io spero che oltre che alla Corte dei Conti, laddove se ne possano ravvisare, ecco perché l'ho messo, ma sicuramente in maniera non voluta, da intendersi anche e alla Procura della Repubblica, se me lo posso confermare, e al Ministero degli Interni, ma soprattutto alla Procura della Repubblica per la valutazione di eventuali di dolo, quello che si chiama dolo nella pubblica amministrazione, perché mi si lascia una considerazione seria, politica, ovviamente siamo qua per questo, è troppo tempo che purtroppo, non mi riferisco ovviamente soltanto a questa realtà, la politica in alcuni casi, chi per esso fa danni, ne pagano le conseguenze i cittadini, quindi andiamo a gravare con alcune scelte scellerate e non solo, volute o meno, anche laddove non si vuole ascoltare, dove si ritiene di essere depositari delle verità assolute, senza voler ascoltare i consigli o i pareri, poi vengono fuori queste belle sorprese che 99 su 100, se non il 100% delle volte, pagano, ahimè, i cittadini, no, che non hanno assolutamente colpa nelle scelte della politica, e oltre a pesare su come problema sostanziale, perché i cittadini poi ti tocca ripagare quelli che sono i debiti, quindi in maniera concreta, ma andiamo a pesare come scelte morali, assolutamente immorali, una cosa immorale, qualora la famosa morale della politica, soprattutto ne vale della credibilità della politica. Si sente troppo spesso di questi accadimenti, di queste cose, si può dare un segno, anche se non ho purtroppo visto i recenti sviluppi in molti casi, non ho grossa fiducia perché sono oberati, forse straoberati di lavoro, sia gli organi di controllo, qual può essere la Corte dei Conti o la Procura della Repubblica, però quantomeno è ora di dare un segno che certi comportamenti e certe scelte, qualora non vengano anche condannate da chi di dovere,
quantomeno siano resi noti e perseguiti, almeno dalla pubblica opinione, sul territorio, i responsabili di tale scelta. È giusto che i cittadini sappiano per conto e per colpa di chi purtroppo sono costretti a mettere mano alle loro tasche e per di più a non ricevere un servizio adeguato a quelle che sono le aspettative per cui hanno pagato in passato. Grazie, signor Sindaco. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 13 della consigliera Franciosi Serena, protocollo generale 6746, relativo al Comitato dei Garanti, referendum cittadini. Do la parola alla consigliera Franciosi. Grazie Presidente, buonasera. Questa interrogazione di gennaio del 2018 l'ho presentata perché in quei giorni diversi due esponenti della maggioranza avevano tirato fuori sui giornali la possibilità di indire un referendum, uno in merito alla moschea, l'altro in merito alla chiusura dell'inceneritore, domandandosi come mai appunto questi referendum non fossero ancora stati né ragionati né presentati. Allora, così come immagino voi della maggioranza lo sapete, l'unico punto che ancora manca per dare completa attuazione al lavoro fatto durante la passata consigliatura sulla revisione dello statuto nel merito dell'attuazione dei referendum è la nomina del Comitato dei Garanti. Questo Comitato dei Garanti, che dovrebbe essere costituito da tre personalità del mondo della magistratura, varia, hanno l'unico compito di dare un parere di ammissibilità al quesito referendario. Tralasciando il fatto che un quesito referendario ad oggi in merito alla moschea non sarebbe ammissibile e non abbiamo bisogno del Comitato dei Garanti per saperlo, perché rientra nel merito del PGT che non è previsto, sul quale non è previsto poter fare un referendum o convocare un referendum, si fa indire un referendum, quindi andrebbe anche modificato il famoso articolo 20,4 per poter fare un referendum sulla moschea. Quindi la domanda era: a che punto siamo? Perché questo Comitato dei Garanti, almeno a gennaio, non era ancora stato nominato, anche perché la nomina deve essere una nomina di consiglio comunale, quindi passare attraverso delibera di consiglio. La mia interrogazione appunto verteva su questi due punti: se era stato indetto il bando per raccogliere i nominativi e in caso contrario se e quando l'amministrazione intendesse indire il bando per la nomina dei garanti. Grazie. Grazie a lei consigliera, do la parola al signor Sindaco. Sì, grazie alla consigliera Franciosi. Allora, riguardo dico che il bando pubblico per la presentazione delle candidature è stato pubblicato all'albo pretorio online sul sito comunale dal 16 marzo 2017 al 18 aprile 2017. Al bando hanno partecipato sono state presentate 27 candidature e a seguito dell'insediamento di questa nuova amministrazione, ad avvio delle attività previste nel programma di mandato sindacale e alla costante attenzione alla tematica di cui è l'oggetto, ovvero quella del garante del referendum, per la quale sono già in atto operazioni di valutazione sul proseguo dei lavori e sulle modalità del proseguo dei lavori. Il motivo della non tempestiva risposta è legato alle considerazioni in atto di verifica dell'attuabilità e fattibilità del regolamento comunale, statuto comunale, per la partecipazione dei cittadini e i referendum nel dover salvaguardare il diritto dei cittadini appunto alla partecipazione
contemperando anche le modalità di sostenibilità finanziaria ed organizzazione delle relative attività che devono essere svolte. Sarà nostra cura, ovviamente, in tempi brevi individuato il percorso che si vuole attuare, portare nelle sedi opportune le tematiche che abbiamo sopra esposto. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Consigliere Franciosi. Grazie Presidente. Allora, in merito alla non tempestiva risposta mi sento di aprire un piccolo capitolo. Lo statuto comunale, così come il TUEL, prevede che le risposte alle interrogazioni vengano date entro 30 giorni. Statuto articolo 44,2 lettera B. Quindi aspettare 4 mesi e mezzo per ricevere risposta, e ricevere risposta solo ed esclusivamente perché dopo 2 solleciti scritti io mi sono dovuta rivolgere al prefetto, è cosa quantomeno sconveniente. Io la trovo fastidiosa e non è in linea con la mia modalità d'azione. Io ho ricevuto una telefonata dal capo di gabinetto del prefetto col quale mi veniva garantito che l'indomani avrei ricevuto risposta. Allora, passare dalla forma di coercizione per ottenere una risposta la trovo veramente fastidioso, è proprio una cosa che a me crea disagio. Detto questo, io apprezzo il fatto che questa amministrazione stia facendo una valutazione della fattibilità di un referendum cittadino in termini economici, ma questo esula completamente dalla nomina dei 3 garanti, dai 3 componenti del Comitato dei Garanti. Perché? Perché il Comitato dei Garanti, come dicevo in premessa, vengono prima convocati solo ed esclusivamente se viene depositato un quesito referendario. Secondo, a gettone, quindi solo ed esclusivamente se convocati, devono esprimere un giudizio di ammissibilità del quesito referendario. Non entrano nel merito della spesa economica rispetto al referendum. Di conseguenza, il fatto che questi 3 non siano ancora stati nominati non c'entra niente, mi dispiace Sindaco, ma non c'entra assolutamente niente con la possibilità di rivedere lo statuto e il regolamento della partecipazione. Grazie. Grazie a lei. Passiamo al punto 14, interrogazione della consigliera Monica Chittò, protocollo generato 7009 relativo all'accordo sottoscritto dai comuni azionisti del CORE e capo holding per lo studio del piano industriale. Prego. Grazie Presidente, però nella risposta, come era ovvio che fosse, si dice che essendoci stato un consiglio comunale, quella era la risposta. Quindi va bene, l'impegno però è quello di ritornare a riferire i consiglieri periodicamente, adesso è poco tempo rispetto al precedente consiglio comunale e vedremo poi di organizzare magari tra un po' una commissione per approfondire maggiormente nel merito come sta andando avanti il progetto del CAP Core. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Andiamo al punto 16. Interrogazione della consigliera Perego, non c'è perché ha dovuto assentarsi a causa di un problema familiare. No, la 15 non c'è. La 17, allora, interrogazione della consigliera Monica Chittò, protocollo 7755, relativo al giudizio contabile su Bici La Fucina. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Nell'interrogazione si interrogava appunto il sindaco per sapere se quanto ci era stato segnalato in ordine del giorno la citazione in giudizio contabile rispondeva a verità, ma soprattutto nell'ipotesi affermativa, cosa che c'è stata perché poi il risultato l'abbiamo letto anche dai giornali, quello che ci premeva non era tanto nel merito della questione, ma sapere se il sindaco nella sua funzione aveva informato la giunta comunale, perché il consiglio, per quel che riguardava noi almeno, il consiglio comunale non era stato informato, così come nemmeno la conferenza dei capigruppo. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Prego, signor Sindaco. Sì, grazie Presidente. Beh, in merito all'interrogazione, diciamo che si comunica che il 21 febbraio la Corte dei Conti definitivamente ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, così come aveva abbondantemente spiegato
in Consiglio Comunale sulla domanda formulata nei confronti dei convenuti, quale danno al patrimonio della società, e rigetta anche nel merito le domande formulate nei confronti dei convenuti, quale danno al valore delle partecipazioni dei soggetti pubblici e quotisti della società stessa. Pertanto, io l'ho definita una strumentalizzazione politica, guarda caso che emerge ogni qualvolta che ci sono delle elezioni, prima alle amministrative e poi alle regionali, i soggetti coinvolti, o meglio le parti politiche che hanno chiesto spiegazioni, sapevano della vicenda in quanto erano stati abbondantemente informati e ne avevano appreso anche utilizzandolo in campagna elettorale come strumento per attaccare l'allora candidato sindaco. La soluzione nel merito e nel metodo rende giustizia a una vicenda molto strumentalizzata politicamente. Grazie. Grazie a lei, signor sindaco. Consigliera Monica Chittò. Grazie Presidente, no, la risposta ovviamente non mi convince, non fosse altro perché non risponde alla domanda, cioè la domanda era un'altra, non era nel merito della questione dove per l'appunto il Consiglio Comunale non si deve minimamente esprimere, ma sul fatto che questa udienza che era stata fissata per il 21 febbraio era stata informata la Giunta, perché il Consiglio Comunale, almeno nella parte della minoranza, non era stato informato e neanche la capigruppo. Ora, nei giorni successivi, peraltro, all'uscita di questa interrogazione, era uscito anche un comunicato stampa di tutta la coalizione civica. Adesso, come dire, una parte della maggioranza, l'altra invece appoggia esternamente, però di tutta la coalizione civica, con la firma anche degli assessori che allora sedevano in giunta, dove si diceva che non sapevano niente. Quindi questo non c'è scritto nell'interrogazione, nella risposta all'interrogazione, e mi spiace perché ha risposto a una domanda che non ho fatto. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Passiamo al punto 18. Interrogazione urgente di Cristo Vincenzo, protocollo generale 12.029, relativa alla presunta violazione di quanto disposto dalla legge 28/2000. Prego. Presidente, mi scusi, sull'ordine dei lavori, se chiedo il permesso, ma per velocizzare, poi io chiedo il permesso, siccome ne ho una analoga, cioè che la seconda interrogazione verte sempre sullo stesso argomento, se le posso accorpare tutte e due mi venga data una risposta unica. Fa riferimento alla 22, eh? Ma ovviamente io chiedo il permesso ai colleghi che mi precedono, se sono d'accordo, 22, per velocizzare la cosa, se la 22, vertono sullo stesso argomento le farei tutte e due, perché mi sembra sciocco ripetere la stessa cosa dopo, se siamo d'accordo, se no per stringere i propri tempi venire incontro alle quindi necessità. Accorpiamo 18 e 22 e la 22. Ok. Se è d'accordo e se sono d'accordo i colleghi. Le risponde sempre lo stesso assessore, quindi diamo direttamente la parola all'assessore. Perfetto. No, aspetti, no. Faccio interrogazione. Prego. Al volo, spiego di che cosa si tratta e poi mi dà una risposta unica. Prego. L'assessore. Allora, questa interrogazione, siamo nel periodo elettorale. C'è una legge che è la 28 del 2000, dove in tutti gli enti pubblici viene data comunicazione che, per chi non lo sapesse, durante il periodo elettorale la legge sancisce, questa legge specifica, sono le disposizioni per la parità di accesso a mezzi di comunicazione da parte degli organi politici. Cosa vuol dire? Lo faccio breve, spero di essere chiaro e esaustivo. Praticamente si limita l'attività di comunicazione, si limita la sola attività istituzionale di comunicazione degli enti durante il periodo delle elezioni, dove vengono elette le elezioni, evitando e vietando all'amministrazione, agli organi politici dell'amministrazione, qui mi corregga il segretario generale eventualmente, di fare forme di comunicazione politico assimilabili alla politica. Sono previste sanzioni, proprio in quel periodo mi era stato segnalato da un gruppo di cittadini che erano state mandate una mezzo mailing list dei messaggi che erano assimilabili a loro avviso, ma anche al mio avviso, modesto avviso personale, dei messaggi simil politici dall'ex assessore alla partita ai servizi sociali, Tita Ferrante, adesso preso sostituita dalla dottoressa Pizzocchera, per cui chiedo spiegazioni in merito
a quanto accaduto, se effettivamente la nota era stata mandata a mezzo mailing list, se erano stati usati per di più, perché erano messaggi personali nel senso appartenenti a quel gruppo politico, se erano stati usati i mezzi dell'amministrazione, se era stata violata quanto previsto dall'articolo 9,1 della suddetta legge, se effettivamente da una valutazione del segretario generale, perché mi sembra quella più idonea, visto che è una valutazione tecnica legale più che politica, se effettivamente era una forma impersonale indispensabile di comunicazione, contravveniva a quanto disposto dalla legge, e se eventualmente ci fosse stata violazione, se si era proceduto come previsto dall'articolo 10 della legge, che prevede che l'ente stesso, e non quindi non solo l'ente, ma anche il consigliere o chi ne venga a conoscenza, denunci l'accaduto all'organo di vigilanza, alla Guardia di Finanza e le successive eventuali, per l'erogazione eventuali successive sanzioni. Grazie. Grazie a lei, do la parola all'assessore Pizzocchera, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere Di Cristo, avrei proposto io l'accorpamento delle due interrogazioni. Di fatto so che la sua segnalazione è stata inoltrata ad Agicom e Corecom e siamo anche noi in attesa della loro risposta, che ritengo possa essere quella più esaustiva. Diciamo che la cosa che si può dire è che si dà atto che non vi sia stata alcuna contravvenzione alla norma di legge, considerato soprattutto che l'inoltro della newsletter era indirizzato unicamente ai simpatizzanti della lista civica Sesto nel Cuore, utilizzando per l'invio la mail personale dell'assessore e non la mail istituzionale. Questo è quanto posso aggiungere, ma ovviamente attendiamo la risposta degli enti preposti. Grazie. Grazie Assessore, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Soltanto una nota, ovviamente al momento mi ritengo soddisfatto della risposta, che siamo in attesa appunto, sono soddisfatto del fatto che si sia ottemperato quantomeno all'obbligo di segnalazione. Un dato però lo devo sottolineare, polemico ahimè, ma ci sta. Se un consigliere comunale fa un'interrogazione il 9/2/2018 su un argomento e poi è costretto a fare un'interrogazione il 2 marzo successivo, perché si era comunque in periodo elettorale, intelligenza e correttezza politica in ogni caso vuole, al di là se sia violato o meno la legge, che quantomeno si tenga conto della sensibilità segnalata già la prima volta. Fare la stessa cosa una seconda volta, sempre in periodo elettorale, vuol dire fregarsene dell'intervento dei consiglieri o di chi ti sta richiamando comunque all'attenzione di un argomento. Questo ovviamente non è rivolto a chi siede adesso su quella poltrona, ma questo è un andato che comunque censura apertamente, perché non sempre e non si può fare quello che si vuole. La legge si rispetta, e laddove si ha un dubbio quantomeno si fa finta, nel rispetto delle regole istituzionali, di aver preso nota, e si evita, buon senso dice, di rifare la stessa cosa, giusto per una dignità e una sensibilità politica delle parti sedute in quest'Aula. Grazie. Grazie a lei. Il punto 19 è stata presentata dalla consigliera Perego, che purtroppo, come dicevo prima, è andata via. Passiamo al punto 20, interrogazione della consigliera Monica Chittò, protocollo generale 12650, relativa alla mancata estensione della raccolta della frazione umida. Parla, prego, consigliera Chittò. Sì, in realtà è superata nella richiesta di quando comincerà a riprendere la raccolta dell'umido, perché ha ripreso, però volevamo conoscere quali erano le motivazioni di questo ritardo, perché da come era stato pianificato in precedenza doveva iniziare già nell'autunno scorso, e le tempistiche future, già che ci siamo da qui alla copertura intera della città. E poi per conoscere i provvedimenti che erano stati assunti anche per il contenimento dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, che vedo permane essere ancora oggi uno dei temi più sensibili rispetto al decoro della città. Grazie. Prego, do la parola all'assessore Magro.
Grazie Presidente. Dal momento dell'insediamento di questa amministrazione, l'assessorato all'igiene urbana si è da subito attivato per avviare il completamento della raccolta della frazione umida. Questa amministrazione ha provveduto immediatamente ad avviare l'iter necessario per poter disporre degli spazi necessari alla raccolta dell'umido. Questo perché occorre comunicare all'impianto di compostaggio il quantitativo di umido che si va a conferire, perché si tratta di quantitativi importanti, quindi è difficile trovare dalla sera alla mattina lo spazio necessario. Ci siamo quindi mossi fin dall'inizio per poter partire entro aprile 2018 con la raccolta dell'umido per tutte quelle utenze che oggi, ma in realtà prima, perché nel frattempo è passato un po' di tempo e abbiamo avviato la raccolta, per quelle utenze che esponevano i rifiuti nei giorni di martedì e di venerdì. Questo ha consentito di arrivare in grosso modo al 45% delle utenze e ci siamo posti come obiettivo quello del 31/12/2018 per arrivare a regime con il resto della popolazione. L'assessorato all'ambiente dell'attuale amministrazione in 7 mesi ha quindi portato a termine, ha cominciato un iter che per 20 anni è stato rimandato. Difatti, se noi andiamo ad analizzare la situazione dei comuni limitrofi, la raccolta dell'umido risale ormai al secolo scorso, grosso modo agli anni 90. Ci sono volute 5 amministrazioni comunali a Sesto San Giovanni per concretizzare una delle più basilari azioni di politiche ambientali. Per quanto attiene ai provvedimenti che verranno assunti per il contenimento dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, abbiamo provveduto all'introduzione di telecamere cosiddette itineranti, perché nel capitolato d'appalto era prevista appunto l'introduzione di la fornitura di 2 telecamere da montare su dispositivi mobili e quindi abbiamo dato attuazione a questa possibilità. Attualmente siamo nella fase conclusiva per cui la polizia locale deve fare tutta una serie di azioni diciamo pratiche per avviare proprio materialmente i dispositivi e questo avverrà in collaborazione con il gestore dei rifiuti Area Sud. Stiamo inoltre provvedendo a verificare gli scarichi abusivi e là dove viene reperita la documentazione idonea vengono sanzionati i trasgressori. Tante volte quando si trovano rifiuti abbandonati può capitare che ci siano scontrini, documenti o qualche tipo di dato che consente di arrivare al proprietario. Nel 2017 sono state accertate 14 violazioni amministrative e una penale. Le telecamere serviranno proprio a colmare tutte le sanzioni che ad oggi non si riescono a fare perché i trasgressori purtroppo non vengono individuati. Grazie. Consigliera Chitò. Ma allora, rispetto a questo tema delle telecamere, spero che la questione si acceleri il più possibile perché è da molto più di un anno che questo doveva partire. Quindi è vero che in 7 mesi dite di aver fatto quello che è stato per 20 anni e su questo mi trovate pienamente, come dire, sensibile, già che è con l'amministrazione che ha avuto l'onore di guidare che è partita la raccolta dell'umido. È altrettanto vero che però per avere 2 camere itineranti non si può aspettare francamente un anno, anche perché nel frattempo la situazione degli ingombranti purtroppo non è migliorata e rimane una piaga costante nella nostra città. Capisco la difficoltà perché avendo amministrato prima so benissimo che cosa questo significa. Avevamo proprio messo nel bando d'appalto questa miglioria per poter far fronte a un controllo dinamico del territorio, però ecco, sollecito l'assessore affinché gli uffici come dire, facciano il prima possibile. Non capisco, mi rimane oscura la parte in cui si dice che l'amministrazione non è riuscita ad ottemperare i tempi che precedentemente si erano decisi di continuare la raccolta nell'umido nell'autunno, quindi settembre-ottobre dello scorso anno, perché mi risulta che l'umido vada ancora all'impianto di compostaggio di Cologno o va da altre parti, quindi il luogo c'era già, cioè non, questa parte io non l'ho capita, perché appunto la destinazione finale del nostro umido è l'impianto di compostaggio di Cologno Monzese.
questo è quanto, quindi auspichiamo poi che effettivamente entro la fine di quest'anno tutta la città abbia la copertura totale della raccolta dell'umido. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Passiamo al punto 21. Lo dice dopo quando dà la risposta. Al punto 21, sempre interrogazione della consigliera Monica Chittò, protocollo generale 13.521, relativa al progetto dell'interramento dell'elettrodotto. Prego, consigliera Chittò. Sì, anche questa era stata fatta prima che iniziassero i lavori dell'interramento. Chiedevo informazioni di a che punto fosse il cronoprogramma dei lavori concordato con Terna. E quando era prevista la conclusione, quando è prevista a questo punto la conclusione, e siccome l'interramento, il finanziamento per l'interramento dell'elettrodotto era stato ottenuto grazie alla partecipazione a un bando nazionale sulle periferie che era stato vinto insieme al comune di Cinisello e anche al comune di Milano, all'interno di quel bando però c'erano anche altre opere che il comune di Sesto doveva fare, tipo lo skate park e altri interventi migliorativi sul parco. Quindi chiedevamo qual è lo stato attuale degli altri interventi candidati al bando periferie e già finanziati dall'amministrazione, nonché appunto in procinto di essere appaltati al momento della candidatura per il bando periferie. Grazie. Grazie consigliera, do la parola all'assessore Magro che puntualizza poi un passaggio se gli è concesso, però al punto 23 io alle 20, fra 10 minuti chiudo il consiglio, quindi vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Okay? Grazie. Grazie Presidente, solo una precisazione sul quesito che poneva prima. Nel momento in cui ci siamo insediati, l'informazione che mi è stata data dagli uffici, dall'allora dirigente, il dottor Fabbri, mi è stato comunicato che non erano stati prenotati spazi adeguati per conferire ulteriori quantità di umido, quindi gli uffici non avevano avviato quel tipo di procedura. Questa è l'informazione che ho io. Prima non c'ero, quindi non posso dirle se corrispondesse o meno al vero. Mi auspico che fosse vero, perché credo insomma nella buona fede del dirigente, per cui da quel momento in poi si sono attivati per fare le procedure necessarie. Rispondiamo punto per punto. Informazioni circa l'ennesimo ritardo dopo che era stato comunicato per il mese di ottobre l'inizio dei lavori dell'interramento dell'elettrodotto. Secondo quanto previsto dal testo della convenzione sottoscritto il 12 luglio 2017, all'articolo 3 l'inizio dei lavori è subordinato dalla sottoscrizione da parte dell'amministrazione comunale ed Terna dell'atto di costituzione delle servitù definitive di elettrodotto. Sono state affidate al geometra cartaginese le attività catastali riguardanti le nuove servitù di elettrodotto, nello specifico anche di effettuare una ricerca e analisi rispetto alla nuova cartografia catastale, degli atti notarili di costituzione delle servitù esistenti e degli atti di provenienza delle relative aree. Dall'attività svolta è stato accertato che nel titolo e nella nota di trascrizione dell'atto del dottor Paolini è stato erroneamente riportato il mappale 25 anziché mappale 95. Questo ha comportato un allungamento nei tempi per la sottoscrizione e si è quindi reso necessario avviare una nuova procedura per affidare l'incarico al fine di rettificare questo errore materiale. Il 18 gennaio 2018 è stato affidato allo studio notarile De Simone Orlando il mandato e in data 14 febbraio 2018 ha proceduto alla modifica di trascrizione. Tutto ciò ha permesso nella stessa data, presso gli uffici comunali davanti al notaio Orlando e all'architetto Paolo Riganti, in rappresentanza del comune di Sesto San Giovanni e all'ingegner Zanni, per Terna Rete Elettrica, di sottoscrivere l'atto di costituzione di servitù di elettrodotto, atto propedeutico e necessario per l'avvio dei lavori. Il 19 febbraio 2018, alla presenza dei rappresentanti del Comune e di Terna, sono state consegnate le aree che saranno interessate dai lavori, inerenti le opere per la realizzazione appunto dell'interramento dell'elettrodotto. I lavori sono iniziati il giorno 20 febbraio.
Hanno subito un'interruzione, questo credo abbiate potuto constatarlo, perché Terna è attualmente ancora impegnata in alcune, nella predisposizione di alcuni atti di gara, propedeutici appunto alla prosecuzione del cantiere. Noi abbiamo chiesto un sollecito, a tal fine abbiamo richiesto un incontro che avverrà nei primi giorni del mese di giugno, non mi ricordo la data esatta, poi se vuole gliela comunico, proprio al fine di sollecitare la ripresa quanto prima appunto del cantiere. Qual è il cronoprogramma dei lavori concordato con Terna e quando è prevista la conclusione? In data 19 febbraio è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e di Terna e in quell'occasione è stata presa visione dello stato dei luoghi ed è stato predisposto il verbale di consegnare che saranno interessate dalla realizzazione dei nuovi sostegni di testa. In data 21 febbraio è stata avanzata la richiesta a Terna di fornire il nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori in oggetto e la previsione di conclusione degli stessi. In data 26 febbraio Terna ha trasmesso il programma cronologico aggiornato che è allegato a questa interrogazione. Qual è lo stato attuale degli interventi candidati al bando periferie e già finanziati dall'amministrazione nonché in procinto di essere appaltati al momento della candidatura? Per Terrazza Bottoni, 19 dicembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo, consegnato con una nota ben protocollata. La durata dei lavori è fissata in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori, subordinata agli interventi di seguito elencati. Punto primo, il progetto esecutivo della Terrazza Bottoni si inserisce nel programma di intervento 4, Terrazza Bottoni, rigenerazione urbana del nord Milano, ed insiste in parte sull'area oggetto di intervento di interramento. In relazione alle indagini ambientali compiute, è stato elaborato dal Servizio Tutela Ambientale un computo metrico estimativo relativo ai costi da sostenere per l'intervento di riqualificazione ambientale di Terrazza Bottoni. Perché sono state individuate la presenza di alcuni rifiuti. Pertanto l'avvio dei lavori per la realizzazione della Terrazza Bottoni è posticipata alla conclusione appunto degli interventi di riqualificazione ambientale sull'area e alla conclusione dell'intervento di interramento. Questo per evitare di andare ad agire più e più volte sulla stessa area perché non sarebbe una modalità proficua. Per lo skate park, il progetto esecutivo è in fase di completamento, si è reso necessario avviare una procedura per individuare un professionista strutturista. Questo tipo di incarico era ricoperto dall'ingegner Fabri in quanto ingegnere civile e ovviamente non a seguito del suo trasferimento si è reso necessario individuare un altro specialista. In considerazione dell'importo si procederà appunto con un affidamento diretto, nel frattempo è trascorso un po' di tempo, quindi è stato individuato il professionista e quindi il progetto sta andando avanti. Prego consigliera, a posto così, allora sono le 23:51 e il Consiglio Comunale si chiude. Ringrazio tutti per la presenza, grazie ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, buona serata a tutti.